la Galbusera. Inoltre vorrei ringraziare tutti i membri della giuria che hanno giudicato le foto pervenute al nostro primo concorso fotografico per le neuroscienze, Scatti per le neuroscienze, e la pittrice Silvia Caimi, la professoressa dell'Accademia di Belle Arti Michela Ecli, e la fotografa Valeria Gradizzi, il fotografo e architetto Lorenzo Linhaut e il fotografo e direttore dell'Unshot Academy Marco Monari. Ecco, io sono Sonia Mele e lavoro alla sezione di fisiologia e psicologia e da quest'anno faccio parte dell'associazione insieme, come ho detto prima, alla nostra presidente, la professoressa Silvia Savazzi, il vicepresidente, dottor Marco Cambiaghi, la professoressa Raffaella Mariotti e la dottoressa Chiara Della Libera, tutte afferenti al Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell'Università di Verona, che patrocina anche questa giornata insieme al Consiglio degli Studenti Universitari. Ringrazio anche la cantina Brigaldara che sponsorizza parte del nostro buffet che ci sarà dopo e ci pervengono anche i ringraziamenti e saluti del professor Paolo Moruzzi per quanto noi facciamo nel ricordare il lavoro e la carriera di suo padre. Ecco, uno degli obiettivi proprio dell'associazione è proprio quello di portare ad esempio menti e la carriera di neuroscienziati in modo da essere di ispirazione per le menti giovani che vogliono intraprendere la carriera neuroscientifica. Ecco, un modo anche per avere una visione storica e non soltanto nozionistica della materia. Ecco, ed era anche uno degli obiettivi e di un tema caro al professor Giuseppe Moruzzi. E l'associazione negli anni ha contribuito e ha supportato la ricerca in vari modi. Ecco, mi ricordo io nel lontano 2003 anche io ho usufruito del benefici dell'associazione perché riuscivo a pagare i partecipanti reclutati per i miei esperimenti proprio grazie all'associazione e grazie anche ai professori e soci dell'associazione che hanno donato all'associazione, si è potuto elargire borse di studio e assegni di ricerca. Ecco, è proprio questo che serve il 5 per 1000, quello di supportare quando è possibile la carriera per i giovani ricercatori e a finanziare giornate proprio come questa di divulgazione neuroscientifica in modo tale che le neuroscienze siano alla portata di tutti. Ed è per questo che ringrazio anche tutti coloro che doneranno all'associazione. Adesso passo la parola alla Presidente che ci racconterà appunto la vita e il lavoro di Giuseppe Moruzzi e la storia dell'associazione. Ok, mi sentite bene? Sì, penso. Devi schiacciare. No, è già schiacciato. Solo che... No, è alzato. Ah, è al contrario, alzato e acceso. Allora, visto che siamo anche un po' in ritardo, io avrei voluto farvi vedere un video di Rita Levi Montalcini che vi parlava della vita e delle opere di Moruzzi, ma siamo molto in ritardo e non voglio togliere nemmeno un millesimo di secondo ai nostri due, tre, quattro relatori. Quindi ve la racconto io brevissimamente. Puntando su quello che vi avrebbe detto nel video Rita Levi Montalcini, ossia che Moruzzi non è solo un grandissimo scienziato e, come dice nel video, ha ricevuto meno riconoscimenti di quelli che avrebbe dovuto, e adesso fra un attimo vi dico qual è la ricerca e la scoperta più importante sostanzialmente che abbia fatto. Ma proprio perché era coniugato nella stessa persona una grandissima conoscenza scientifica e un grandissimo interesse e passione per le scienze umanistiche. È persona che si è, che cosa che chiediamo ai nostri giovani, che abbiamo fatto tutti noi, si è spostata in 1000 laboratori, in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, dove ha conosciuto, lavorato con i più grandi. Penso che sia tipo figlio o nipote di almeno 3 premi Nobel, Sherrington, Adrian e Golgi.
Quindi, insomma, sono tre dei fisiologi, quelli che hanno preso i Nobel in medicina e fisiologia. E lui è figlio di, e di fatto anche il nostro istituto è figlio di, o pronipote di, e vi farò vedere chi sono i pronipoti di Moruzzi. Ma dicevo, nella stessa persona la doppia anima scientifica e umanistica, tant'è che lui dovette andare via, ritornò, siamo in il periodo delle leggi razziali, problemi ovviamente con la Costituzione, mantenimento dei laboratori. Comunque lui si sposta e torna, perché riesce a tornare, i nostri giovani purtroppo a volte non riescono a tornare oggi, e non solo ricostruisce l'istituto mettendoci dentro le attrezzature che servivano per fare gli esperimenti, ma cercò di ricostruire la biblioteca dell'istituto. E quando lui racconta della propria famiglia, lui dice proprio che la metà del suo animo è medico, l'altra metà è umanista, perché aveva nella sua famiglia medici, ma anche persone che vanno a biblioteche con libri del 600, 700, 800. E quando tornò, vi dicevo, ha cercato in tutti i modi, ha chiesto anche ai suoi allievi di ricostruire le biblioteche che erano state ovviamente razziate durante la Seconda Guerra Mondiale. E questa cosa è stata anche passata ai suoi figli, perché le persone che lavoravano con lui, per esempio a Giovanni Berlucchi, che purtroppo non riesce a essere qua, ma che è il direttore del nostro istituto e figlio anch'egli di Giuseppe Moruzzi, a lui era stato chiesto proprio di andare dai vecchi librai a cercare i vecchi libri delle collane di. E quindi non è neanche un caso di fatto che abbiamo strutturato il trentennale dell'associazione portandolo qua, ossia nella società letteraria, che è punto di riferimento per le scienze umanistiche a Verona, e non è un caso che abbiamo scelto quattro oratori, oratrici, due neuroscienziati, e Paola ci introdurrà, neuroscienziata anche lei, una artista. Non è nemmeno un caso che insieme alla componente scientifica ci sia una mostra d'arte fatta di là, con un contest dove abbiamo premiato delle persone di cui poi il nostro vice direttore ci dirà. Quindi l'intento dell'associazione è proprio quello di cercare di unire, di portare nella società le neuroscienze, portarle anche tenendo conto di questa doppia anima, perché io sono fermamente, proprio intimamente convinta che non esista cultura scientifica senza la cultura umanistica, e purtroppo negli ultimi anni ce la stiamo dimenticando un po', la cultura umanistica che è parte della scienza. Vi dicevo, la ricerca più importante, ve la dico in due millesimi di secondo, lui insieme a il suo collega americano Magoon, quando si trasferì a Chicago negli Stati Uniti, studiarono questo sistema che è un nome complicatissimo, fa anche delle cose complicatissime, che è il sistema reticolare attivante ascendente. Detta molto semplicemente, questa scoperta qua ha rivoluzionato il modo in cui noi concepiamo la veglia e il sonno. Se voi ci pensate, se voi mi dite cosa succede nel mio cervello quando mi sveglio, cosa succede nel mio cervello quando mi addormento, la prima cosa che vi viene in mente è che si accenda qualcosa quando mi sveglio e si spenga qualcosa quando mi addormento. Quello che invece hanno scoperto loro è che si accende qualcosa quando vi svegliate e si accende qualcosa quando ci addormentiamo, e sono pezzettini diversi di questo sistema complicatissimo. Questo ha rivoluzionato non solo la fisiologia e ovviamente l'anatomia, ma anche tutte le altre branche della scienza che possono essere collegate, quindi gli studi sulla consapevolezza, la farmacologia, lo studio sul coma, qualunque cosa che vi possa venire in mente che possa essere legato al ciclo sonno-veglia è legato a questa scoperta qua, e tristemente non ha preso il Nobel questa scoperta qua. Qui vedete Moruzzi, questo, insieme ai suoi, qui era al giorno del pensionamento, insieme ai suoi allievi, moltissimi allievi, infatti ha ricostruito l'istituto e ha proprio dato vita all'istituto. L'altro che alcuni nostri colleghi qua hanno riconosciuto è Giovanni Berlucchi, che vi ho nominato prima. Questo è un altro, se dico veronese è che non c'è, se dico veronese si offende a morte, perché lui è toscano fiorentino doc,
l'ho detto apposta con la C quasi aspirata, e là in alto un giovanissimo Tassinari, che anche di nuovo i miei colleghi riconosceranno il sorriso un po' beffardo del ragazzo, vero? Questi sono tre di fatto dei fondatori dell'associazione Moruzzi, e il quarto è il professor Cangiano, e credo di non sbagliare il figlio di Cangiano ora lavora nell'istituto di Giuseppe Moruzzi, e mi è stato raccontato che lo studio di Giuseppe Moruzzi è diventato un luogo fruibile a tutti, che è diventata una biblioteca, una zona per fare seminari, per fare anche per bersi un caffè insieme. Io direi che mi fermo davvero qua, perché non voglio, perché sono già le 4. Come ha detto Sonia, negli anni l'associazione ha fatto tantissime cose per i giovani, dando quello che serve di fatto, il denaro, ai giovani. Ha fatto anche manifestazioni come questa, sempre qua in questo luogo, e è nostro, non parlo per me, ma ci sono diversi giovani qua che hanno energia e voglia di continuare questa cosa anche l'anno prossimo e gli anni a seguire. Vi dicevo, non è un caso che abbiamo scienziati, arte, e qua ci sono i nostri 4 relatori e relatrici. Io direi che posso già, ce lo sto a dire chi sono, l'ha già detto Sonia, io chiamerei direttamente Angelo a venire a chiacchierare un pochino con noi. Adesso ti allestisco il tutto e ti lascio spazio. Eccoci qua. Angelo, come ha detto Sonia, è figlio anche lui di questa... Di Marzi, in questo caso. Esatto, che è un po' figlio di Berlucchi, quindi sono tutti figli, pronipoti. Ti ha già introdotto Sonia, però due parole in più: lavora all'Università Milano Bicocca, neurologo, professore ordinario di psicologia fisiologica, questi nomi un po' strani, e si è occupato da sempre di corpo e di come il corpo e il cervello parlano tra di loro. Vado? Bene, grazie. Allora, grazie di questo invito, che mi fa molto piacere, anche di questa bellissima introduzione. Effettivamente quello di Moruzzi è stato un esempio come laboratorio, perché era un posto dove la gente veniva da tutto il mondo per poter, come noi adesso cerchiamo di andare a Harvard piuttosto che al Karolinska, veniva da tutto il mondo per poter passare un periodo di tempo e di studio col famoso maestro. Quindi chiaramente tutto ciò che noi sogniamo per i nostri rispettivi dipartimenti, no? Però è stata, nel campo delle neuroscienze perlomeno, è stato un esempio quasi ineguagliato, no? Forse un modello simile a quello che hanno cercato, anche con successo, di mettere in piedi a Rovereto, un po' mi viene in mente, no? Però effettivamente è un vero esempio per tutti noi, questo modello di apertura di dialogo e di scambio. Adesso però l'introduzione l'hai fatta te molto meglio di me, quindi basta. E io oggi vi parlo così, in modo molto, spero, informale e interessante per voi, di questo dialogo tra corpo e cervello, no? È una cosa molto interessante quanto effettivamente il cervello somiglia a un cavolfiore, no? Questo poi è il cavolfiore, diciamo, intero, però se uno lo spezza è veramente impressionante, cioè si vede anche il tronco dell'encefalo e la formazione reticolare di Moruzzi, è identico. Questo cervello, che è stato messo dalla natura, almeno nei bipedi, in questo trono che è la nostra testa, quindi in cima al corpo umano quando noi stiamo in piedi, è una, no, e che tutti noi ci raffiguriamo come il direttore d'orchestra della nostra vita sensoriale, di relazione e così via, di fatto lo è. Però è interessante vedere il lavoro del cervello, che poi non è proprio intuitivo, perché insomma gli antichi pensavano, anche illustri filosofi, quindi non gli ultimi scappati di casa, pensavano che servisse per raffreddare il sangue piuttosto che per avere altre funzioni. In realtà
È effettivamente un po' un direttore d'orchestra, però è molto interessante capire che questo direttore d'orchestra, come tutti i bravi direttori d'orchestra, se non osservano i loro musicisti e non ci dialogano anche solo con lo sguardo, non fanno bene il loro lavoro, no? E così effettivamente il cervello dialoga un bel po' con tutte le parti del corpo con le quali si trova ad interagire. E sicuramente, diciamo, ha una rappresentazione di come è fatto il corpo, il cervello, no? La più semplice di tutte è quella studiata da un altro grandissimo scienziato, diciamo, a quei tempi non si chiamavano neuroscienziati, ma di fatto lo era, un neurochirurgo, Penfield, che studiando la superficie della corteccia, perché interveniva sui pazienti svegli, come si fa tuttora per diciamo, rimuovere per esempio delle lesioni cerebrali, no? È utile che il paziente sia sveglio per poter, diciamo, vedere come risponde, come reagisce a certe stimolazioni, scoprì che sulla superficie del cervello c'è effettivamente una sorta di mappa topografica dell'uomo. Ce n'è più di una in realtà, ce n'è una che riguarda le sensazioni soprattutto, e quindi una mappa che riproduce tutte le parti del corpo a seconda del numero di recettori che ci sono, no? E un'altra che invece è una mappa che controlla il movimento, quindi una mappa di tutti i nostri distretti corporei, però disegnata a partire dai muscoli che ci sono nei vari distretti corporei, e soprattutto più che dal numero di muscoli, dalla capacità di controllarli in modo fine. Quindi ci sono dei distretti corporei come le nostre mani, quindi le parti distali degli arti superiori, che hanno una capacità di controllo fine incredibile. Quindi noi possiamo muovere muscoli veramente molto piccoli, mentre se pensiamo, non so, al muscolo lunghissimo del dorso, il nome ce lo dice, è un muscolo che viene attivato tutto insieme, o i muscoli delle gambe, per esempio, muscoli posturali, i muscoli delle dita possono essere attivati in modo molto segmentale, quindi hanno bisogno di tantissimi, diciamo, unità motorie si chiamano, per poterli controllare, e quindi la rappresentazione che il cervello ha di questi distretti è molto maggiore, perché è necessario una, diciamo, una finezza di controllo nervoso maggiore. Ora però, per fortuna, diciamo, si capisce bene che la mappa che c'è sulla superficie del cervello non ci somiglia affatto, per fortuna, no? Perché vedete qua che mostro, diciamo, questo è il cosiddetto homunculus sensoriale o motorio, e quindi chiaramente noi non abbiamo il nostro corpo non ha le proporzioni della mappa, quindi questo già ci dice che queste mappe che noi andiamo a trovare, a ricercare nel cervello, non spiegano tutto quello che il cervello sa del nostro corpo, perché chiaramente il cervello deve sapere, per fortuna, molto di più di quello che c'è disegnato su questa mappa. E la cosa interessante è che queste mappe, oltretutto, non sono per nulla stabili. Lo sono in un certo, da un certo punto di vista, ma da un altro punto di vista sono molto plastiche, si dice, si modificano moltissimo. E qui, parlando della prima grossa funzione del nostro cervello, cioè quella di controllare il movimento, tanto per, diciamo, schematizzare o semplificare, chiaramente quando noi abbiamo a disposizione un apparato come quello che vi ho descritto, e questa capacità di controllo fine molto sofisticata, possiamo arrivare ad avere delle performance motorie nelle quali l'expertise, la coordinazione, la velocità, non parlo di aspetti temporali di cui ci parlerai tu, però è tutto, la coordinazione motoria sono finissime, no? Benedetti Michelangeli, che suona il pianoforte, chiaramente è un esempio massimo di coordinazione, finezza, capacità di controllo motorio. Ma la cosa interessante è che l'arrivare ad avere questi livelli di expertise, e anche inferiori a questo, richiede un continuo dialogo tra diciamo, il corpo e il cervello. Il cervello si fa diciamo un modello di quello che vorrebbe, no? Vorrei tanto suonare quella certa sonata di Chopin in quel modo che mi piace tanto, no? Però per farlo devo fare delle prove, cercare di imparare, esercitarmi, correggere gli errori e così via. E così il cervello utilizza tutti i mezzi che ha, sia per mandare dei comandi motori, sia per ricevere dal corpo e dagli altri sensi, no? Delle informazioni su quello che sta succedendo. No, ma il movimento che volevo fare l'ho fatto proprio così o no? Il suono che è venuto fuori era proprio quello oppure no? Tutti questi indizi servono per correggere mano a mano il movimento e per imparare in anni o decenni. Una volta appunto una
Mi ricordo a un concerto c'era insomma, una cosa per beneficenza con tutti i signori eleganti. A un certo punto uno si è avvicinato e ha detto al pianista, ha detto: ah, guardi, darei un anno della mia vita per suonare come lei. Lui gli rispose: veramente io ce ne ho spesi 15 per suonare così. Quindi in questi 15 anni il cervello si è pian piano modificato, è diventato sempre più adatto a compiere quel tipo di movimenti. Questo dialogo è ciò che si chiama di fatto plasticità, è una cosa molto ben conosciuta, sono meccanismi molto ben conosciuti sia dal punto di vista cinematico, quindi quanto il nostro movimento si modifica con l'esercizio, anche andando a misurare i parametri di velocità, di ampiezza del movimento, ma anche dal punto di vista neurobiologico. Di fatto il nostro cervello ha vari trucchi per riuscire a imparare a muoversi nel modo migliore, no? E questi trucchi si possono mettere in atto, per esempio, una cosa molto interessante, in modo diverso a seconda dell'età. Perché si dice è meglio iniziare a suonare il pianoforte da piccoli o a danzare probabilmente nello stesso modo? Perché le capacità di plasticità del cervello, qui vedete delle immagini che vi fanno vedere non tanto la corteccia cerebrale quanto la sostanza bianca, quindi quei fasci di connessione che vanno dalla corteccia, che manda, diciamo, un po' tra virgolette, il comando motorio, ai muscoli che poi li eseguono. Queste vie di sostanza bianca si modificano così come si modifica la corteccia con l'apprendimento, ma è interessante vedere che alle varie età, quindi sotto gli 11 anni, addirittura l'esercizio, intenso, per esempio il suonare il pianoforte, anche non Benedetti Michelangeli, ma magari un allievo di pianoforte di una scuola civica, modificano addirittura in modo profondo le vie discendenti, quindi quelle vie principali, quei tronchi, quelle autostrade di fibre nervose che vanno dalla corteccia motoria ai muscoli. Quindi è in grado di incidere sulla forma proprio delle connessioni anche in modo estremamente pervasivo. Man mano che andiamo avanti, la plasticità continua, quindi negli adolescenti si notano lo stesso delle forme di plasticità, però sono delle plasticità diverse, non sono così profonde, no? Cominciano a diventare più forme di plasticità che riguardano la coordinazione, per esempio la connessione fra i due emisferi. Si modificano delle fibre di connessione che fanno dialogare i due emisferi tra di loro. Quindi chiaramente è una fantastica forma di plasticità, ma non è più così profonda come prima. Andando ancora avanti, no, nei giovani adulti si modificano addirittura invece delle connessioni all'interno dei singoli emisferi. Quindi neanche più il dialogo fra i due emisferi, ma delle connessioni fra aree cerebrali vicine o lontane, perché questo qui è il fascicolo arcuato, che è un fascicolo di sostanza bianca che mette in comunicazione le parti posteriori con quelle anteriori del cervello, quindi bello lungo. Quindi forme di plasticità diverse. Qui ci sarebbero mille cose da dire, ma non ce le diciamo, poi magari se avete delle curiosità ce le diciamo, ma perché non rimaniamo sempre belli plastici come quando avevamo 7 anni? No? Questa è una domanda che ci possiamo fare magari più avanti. Non ci sono delle spiegazioni, le spiegazioni sono tutte a posteriori, logicamente, perché non è che il regista di tutto questo ci ha dato le istruzioni, no? Però ci sono, diciamo, delle spiegazioni del perché questo succede. Addirittura la plasticità sembra poter includere anche la rappresentazione che noi abbiamo del nostro corpo dal punto di vista funzionale quando interagiamo con degli oggetti esterni, sia che noi manovriamo una forchetta, una posata per mangiare gli spaghetti come Alberto Sordi, sia che noi invece indossiamo magari un capo di vestiario che fa parte del nostro abbigliamento abituale. Queste sono le vecchie idee un po' del passato. Di illustri scienziati e neurologi del passato, tipo Ed e Holmes, no? Che avevano appunto l'idea che anche un capo di vestiario potesse a un certo punto diventare parte della nostra rappresentazione corporea o schema corporeo, così come si chiamano. Il nostro corpo in un certo senso impara a muoversi considerando lo strumento come un'espansione del corpo stesso, no? E lo impara a fare in un modo molto esperto, talmente esperto che se noi usiamo una posata non è che guardiamo la nostra mano che afferra il coltello, ma guardiamo direttamente la cosa che stiamo tagliando nel piatto o gli spaghetti nel piatto, no? Diamo per scontato tutto quello che c'è fra la mano e gli spaghetti, cioè la posata col suo peso, le sue capacità
diciamo meccaniche, il materiale di cui è fatto e così via. Si possono misurare queste forme di plasticità e di, tra virgolette, di incorporazione, se vogliamo vederla in un modo un po' immaginifico, di oggetti esterni nella rappresentazione del corpo, no? Si possono andare a misurare, no? Si possono andare a misurare dei parametri cinematici che ci fanno vedere che se io mi addestro un po' ad utilizzare una pinza come questa, dopo un po', anche quando smetto di afferrare la pinza, la mia mano si muove come se fosse leggermente più lunga di prima, no? Quindi il mio cervello ha in un certo senso internalizzato il fatto che le capacità motorie della mano si sono espanse in qualche modo e quindi tratta quella parte del corpo come se fosse effettivamente, diciamo, più lunga, avesse delle proprietà meccaniche di azione più diverse da quelle naturali, no? Il discorso non è poi così semplice, non è che ci immaginiamo sempre un corpo più lungo, ci immaginiamo un corpo che funziona in modo diverso, ma anche questo è un magari eventualmente lo potremo approfondire. Però per esempio il tennista che fa un esercizio più prossimale, nonostante la racchetta aumenti le mie capacità di azione, quindi prolunghi in un certo senso il mio raggio d'azione verso il fuori, ma il movimento principale del tennista è un movimento prossimale, quindi della spalla. In questo caso, se noi andiamo a misurare, diciamo, come il cervello si rappresenta, la dico un po' semplice, ma la lunghezza del braccio dopo un esercizio di tennis, troviamo che il cervello si rappresenta il braccio un po' più corto, cioè ha dato enfasi, per così dire, alla parte prossimale del movimento, proprio perché quel tipo di movimento produce, diciamo, richiede una programmazione motoria differente, quindi una programmazione motoria più prossimale. Quindi la plasticità nella rappresentazione corporea dipende dal fine del movimento più che dalla lunghezza dello strumento che noi stiamo utilizzando. Quindi, diciamo, è tutto molto sofisticato. Questo, a parte l'interesse così della ricerca di base, ha delle applicazioni importanti. Per esempio, quando si parla della bionica, un problema molto importante, senza scendere qua nei dettagli, è che quando un individuo utilizza una mano robotica, anche di quelle più sofisticate e moderne, quindi quelle che non solo hanno capacità motorie, diciamo, regolate o governate dal sistema nervoso, quindi che rispondono a intenzioni motorie, ma hanno anche magari feedback sensoriali, per cui quando io afferro un oggetto sento il tocco, addirittura la pressione, la consistenza dell'oggetto. Anche queste protesi sofisticate, se non vengono in un certo senso internalizzate dal paziente nella rappresentazione corporea, vengono sempre vissute come un oggetto estraneo, a un certo punto vengono rifiutate, no? Quindi è un problema importante di chi studia questo tipo di strumenti, quello di capire come fare ad addestrare questi pazienti per fargli avere l'impressione o l'idea che quella lì sia effettivamente diventata una parte del corpo, come la mano sana, altrimenti montiamo la mano da 300.000 euro sul paziente, il paziente usa l'altra, semplicemente tiene lì quella bionica e dopo un po' addirittura ne chiede la rimozione, come è successo. Quindi sono chiaramente degli studi che ci portano, che hanno anche delle importanti aspetti applicativi, no? Come moltissimi aspetti, diciamo, del dialogo fra cervello e corpo sono quelli che riguardano la coscienza. Tutto quello che vi ho detto può succedere, anzi di fatto succede, per fortuna, tutto sommato con un minimo di consapevolezza da parte nostra. Non è che io devo coscientemente riprogrammare i miei programmi motori in un certo modo per poter suonare il pianoforte. Io cerco di esercitarmi facendo i miei esercizi con i libri e il cervello fa tutto il resto. Non è che io abbia una grande coscienza di quanto le mie mani siano diventate più veloci o più coordinate, no? Non ho la coscienza che il mio braccio sembra un pochino più lungo perché ho imparato a usare uno strumento sofisticato, no? Invece ci sono degli aspetti che ci fanno vedere quanto la coscienza del corpo, che non diamo per scontata, governi un po' tutto questo, e non c'è come la patologia per far venire fuori tutto quello che di cosciente non viene fuori normalmente, ma che in realtà è un presupposto fondamentale per tutto questo. Questo è il fenomeno dell'arto fantasma, del quale magari avrete sentito parlare, però sono quelle sensazioni di cui soffrono pazienti amputati soprattutto, ma anche pazienti che hanno lesioni, per esempio, di grossi tronchi nervosi, quindi non hanno più le afferenze da un arto, per esempio, le afferenze sensoriali,
che hanno la sensazione, facciamo il caso dell'amputato che è più semplice da immaginare, non hanno più un arto, ma sentono in modo vivido che quell'arto esiste ancora. Addirittura non è che lo sentano in modo generico, ti dicono è grande così, ha questa postura, lo posso muovere o non lo posso muovere, no? Ci sono quelli che i pazienti che dicono, per esempio, il mio arto può passare attraverso i muri, no? Altri che ti dicono no, è impossibile, cioè l'arto fantasma si ferma, non ci passa, no? Quindi hanno delle sensazioni che sono molto realistiche e anche molto simili tra paziente e paziente, quindi non sono certo delle invenzioni, e questo è un segno che questo dialogo tra afferenze periferiche, conoscenza di come è fatto il nostro corpo e il cervello è diventato disarmonico. La mancanza di informazioni dagli arti e l'incapacità di potersi muovere portano ad uno squilibrio tra diciamo, quello che il corpo dice e quello che il cervello percepisce coscientemente. Ci sono tantissime teorie su questo, la certezza del perché questo succeda non ce l'ha nessuno, a meno che nel frattempo qualche mio collega non l'abbia scoperta e io non lo so, ma la certezza sul meccanismo profondo di questo ancora non si sa. C'è sicuramente un'enorme trasformazione non solo del cervello, di tutto il sistema nervoso in seguito ad un'amputazione, quindi chiaramente ci sono delle trasformazioni che alterano in qualche modo, diciamo, la capacità del cervello di essere cosciente, o meglio non l'alterano a sufficienza, no? Basterebbe che il cervello registrasse il fatto che la mano non c'è più, no? E invece non lo fa. La rappresentazione rimane un po' quella di prima. Ci sono dei casi invece di pazienti che hanno, per esempio, questo era un caso che abbiamo studiato tanto tempo fa, di un paziente che era convinto, dopo una lesione cerebrale, quindi qui si tratta di una lesione del cervello, gli arti sono integri, il paziente comincia a dire che la mano non è più la sua, sono i pazienti somatoparafrenici, questa mano non mi appartiene, anzi in realtà quella che lei vede, ci diceva, è una protesi che mi hanno montato cercando di aiutarmi, ma in realtà, vede, non funziona perché è un braccio paralizzato, anzi mi fa male, per cui insomma c'era tutta una storia che questo paziente ci raccontava, chiamava le infermiere di notte e diceva per favore rimuovetemi questa protesi che non ne posso più, mettetela nell'armadio. No, era un disturbo profondo della coscienza legato all'appartenenza di una parte del corpo, ma del tutto focalizzato. Non è una malattia psichiatrica questa, è una malattia che riguarda un disturbo focale della coscienza. Perché succede? Perché da un certo punto di vista, quando diciamo, le afferenze e la conoscenza che noi abbiamo del nostro corpo, ancora una volta, diventano disarmoniche, il cervello risolve in qualche modo questo conflitto creandosi una propria realtà. Probabilmente in questo caso ci sono anche dei disturbi più profondi proprio della consapevolezza corporea, no? Però, diciamo, riguarda sempre tutto questo il fatto che o una lesione periferica o una lesione centrale, interrompendo questo dialogo fra corpo e cervello, provocano qualche disturbo. L'altro esempio, per esempio, è quello della paralisi isterica. Qui, in un certo senso, è il cervello che un po' si prende gioco di se stesso, no? Il paziente con la paralisi isterica è convinto di non potersi muovere, ma di fatto non ha alcun disturbo motorio. Se voi andate a registrare l'attività del cervello, trovate che quando il paziente cerca di muoversi, si attivano delle aree anteriori, aree frontali del cervello, che sono delle aree inibitorie, no? Che inibiscono normalmente l'esecuzione di azioni, utilissime, perché per fortuna noi non facciamo tutto quello che pensiamo, no? Cioè ci pensiamo bene, ma a un certo punto magari agiamo, diciamo, la maggior parte di noi, poi c'è chi agisce anche senza, ecco, quando non dovrebbe. Però diciamo, generalmente la parte inibitoria dell'attività cerebrale è molto importante nella vita intelligente di relazione. Qui questa parte inibitoria diciamo, si mette in atto proprio quando io dovrei muovermi, no? E quindi è un disturbo che, tra l'altro, appunto vi ho scritto qui perché è interessante, si può riprodurre in ipnosi molto bene, quindi suggestionando il paziente al fatto che non si può muovere, si ricrea dal punto di vista dell'attivazione cerebrale una situazione molto simile. Cioè il paziente cerca di muovere, o meglio, è convinto di volersi muovere, e di provarci, in realtà attua un comando inibitorio molto simile a quello del paziente psichiatrico e non si muove, okay? Quindi ti dice effettivamente di non essere in grado di muoversi.
Ci sono tantissimi fenomeni di questo tipo che mettono in evidenza che nel cervello, perché tutto funzioni dal punto di vista della coscienza, è fondamentale che ci sia un dialogo importante tra il corpo e il cervello e tra i sensi anche, no? Il fatto che noi percepiamo il nostro corpo in questa posizione, in questo momento, in questa postura, è un qualcosa che dipende dall'integrazione che noi, che tutti i sensi hanno e riescono ad avere all'interno del cervello: la vista, il tatto, il senso dell'equilibrio è molto importante. Per cui, per esempio, pazienti che hanno lesioni in questa parte del cervello, che è un punto dove un po' tutti i sensi entrano in relazione tra di loro, possono avere dei fenomeni come quello dell'autoscopia, cioè il paziente che ti dice: ogni tanto ho un flash, mi vedo come se fossi di fronte a me riflesso in uno specchio. In alcuni casi hanno proprio la sensazione di sentire il proprio sé traslato all'interno della figura illusoria, no? Proprio perché si è disgregata la sensazione, l'integrazione fra le sensazioni, per esempio vestibolari, quelle dell'equilibrio, che dicono: guarda che ti stai muovendo, e magari le sensazioni tattili o propriocettive che ti dicono: guarda, sei seduto su questa sedia. Il cervello cerca sempre di trovare una quadra in tutti questi scombussolamenti, e quindi ha una percezione cosciente come questa. Ma ci sono fenomeni molto più semplici. Quello dell'anestesia, che tutti noi abbiamo provato, è un classico esempio di dialogo fra sensazione e cervello, no? Basta una interruzione delle sensazioni tattili e dolorifiche indotta dall'anestesia del dentista perché ci sentiamo una guancia grossa così. E la prima sensazione che noi abbiamo è quella che nessuno si immaginerebbe, cioè che noi siamo disposti a credere, il nostro cervello è disposto a credere che la nostra faccia sia aumentata di volume, quando è chiaro che quella è una delle sensazioni che noi riteniamo essere più stabili, no? Quelle dei confini del nostro corpo. Invece basta un piccolo difetto sensoriale che tutto questo cambia, no? E quindi tutto questo è molto plastico. La coscienza del corpo è fatta da un continuo dialogo sensorimotorio fra il cervello e la periferia. Parlando di sensazione, l'elaborazione cerebrale è particolarmente importante ed è molto interessante per l'elaborazione del dolore, quindi di un tipo di sensibilità molto particolare, che prendo ad esempio proprio perché rispetto al tatto, che anch'esso ovviamente risente molto del lavoro, del cervello, non solo nel registrare una sensazione, ma è un lavoro di interpretazione, il dolore di questo ne risente tantissimo. L'esperienza del dolore che noi abbiamo dipende sicuramente dal fatto che abbiamo delle vie sensoriali fatte apposta, che vanno a finire in determinate aree cerebrali, qua un po' in mezzo al cervello, e non solo nelle aree sensoriali primarie, della sensazione tattile, ma dipende dal fatto che quella sensazione attiva un tipo di interpretazione cosciente che risente di tantissimi fattori, li vedete qua, soprattutto di componenti che non sono solo sensoriali ma sono anche emotive. Emotive, un po' detto grossolanamente, un po' di basso livello, cioè la differenza che c'è fra una carezza e una puntura è chiarissima, perché la puntura è spiacevole e questa spiacevolezza ha i suoi correlati anatomici in alcune aree del cervello, ma c'è poi una elaborazione del significato dello stimolo doloroso che è molto più alta. Faccio sempre questo esempio ai nostri studenti: un conto è il fastidio del prelievo perché fai il donatore di sangue, che comunque ti dà fastidio, però lo sopporti in un certo modo; un conto è la stessa endovenosa fatta per una terapia oncologica. Chiaramente il livello di sopportazione del paziente dello stesso dolore è molto diverso, perché la valutazione che si fa di quel tipo di sensazione dolorosa è molto diversa: che conseguenze avrà questa terapia, che conseguenze la mia malattia e così via. Quindi il dolore è qualcosa, tra l'altro, di molto difficile da misurare, per questo motivo, che lo stesso stimolo in due persone diverse produce reazioni totalmente differenti, perché è un'esperienza che ha, è un'esperienza, si dice, no, un po' biopsicosociale, quindi che risente di aspetti biologici, psicologici, anche sociali. Questo è molto vero, per esempio, nel dolore cronico. Una delle cause più importanti di cronicizzazione del mal di schiena sono i contenziosi assicurativi negli ambienti di lavoro, no? Cioè il fatto che i lavoratori, c'è un famoso studio della Boeing degli anni, non mi ricordo,
70-80, che faceva vedere che le persone che avevano un mal di schiena che cronicizzava non erano quelle che sollevavano i pesi, ma erano quelle che avevano qualche contenzioso assicurativo o qualche contenzioso lavorativo all'interno dell'azienda. Quindi quelli che non erano in qualche modo contenti, che avevano appunto un ambiente psicosociale sfavorevole. Quindi, per esempio, la cronicizzazione di alcune patologie, come per esempio il mal di schiena o il mal di testa, l'emicrania, sono un esempio di come nel dialogo tra corpo e cervello, in questo caso anche tra corpo e, diciamo, ambiente esterno, ci siano degli elementi che possono strutturare addirittura un comportamento come quello del dolore cronico. Il paziente che arriva e ti dice ho un mal di schiena perché magari ha una causa vera, quindi ha un'ernia del disco, piuttosto che poi ritorna dopo 2 settimane e ti dice ce l'ho ancora, poi dopo 2 mesi ti dice ce l'ho ancora, poi dopo 6 mesi ancora con questo mal di schiena, l'ernia magari se n'è anche andata, o dopo 1 anno bisogna, ma anche molto prima, bisogna cominciare, e magari non ci sono neanche sintomi dell'ernia del disco, ci sono semplicemente un po' di artrosi che abbiamo tutti, no? La schiena un po' storta e così via, devono far sospettare che sotto questo tipo di dolore ci sia qualcos'altro. Questo, così come nel caso dell'emicrania, ci dice che certe patologie vanno trattate sicuramente tenendo conto di tutti questi aspetti, quindi degli aspetti cosiddetti biopsicosociali, no? La cura integrata è proprio un modo di prendersi cura dell'essere umano, tenendo conto del fatto che le patologie di questo tipo sono patologie multifattoriali. Questo è molto importante, no? Noi sappiamo che una delle armi più forti del medico è l'effetto placebo, no? Ecco, questa fantastica vignetta di Serre nella quale il dottore si mette a ridere perché vede qualcosa di strano nella lastra del suo paziente, sicuramente induce nel paziente un sacco di sensazioni negative, no? La paura e così via, tutto quello che si chiama effetto nocebo, no? Quindi se il paziente era convinto di star male, sicuramente adesso sarà convinto di stare ancora peggio. L'effetto placebo è un po' il contrario. Ora, a parte, diciamo, che l'inganno che si può dare dicendo a qualcuno che si dà una terapia che invece è inefficace, cercando di convincerlo che è efficace, ma anche il fatto di trovarsi davanti a una persona che ti ascolta, lo stesso camice bianco, no, del medico, è già la prima cosa che mette in relazione il medico col paziente, e quindi fa sì che già questo semplicissimo, che non è semplice, rapporto, mette in atto una prima sorta di terapia integrata da un certo punto di vista. È una cosa che i nostri medici, ora quanti tra di noi sono medici non lo so, ma solitamente non imparano all'università, mai, nessuno ti spiega come devi parlare col paziente. Gli psicologi sì, anche troppo, invece i medici non glielo spiega mai nessuno, almeno a noi non ce l'ha spiegato nessuno, forse ora si spiega un po' di più, no? E quindi si può agire per modificare dei comportamenti, per esempio l'emicrania, per esempio il mal di schiena, così, anche utilizzando delle tecniche, ormai sono diventate anche un po' di moda, quindi come tutte le cose di moda sono un po' abusate, se ne parla sempre per qualsiasi cosa, però per esempio ci sono degli studi, noi collaboriamo con un istituto neurologico importante a Milano, che utilizza tipicamente la forme di meditazione di vario tipo con dei protocolli apposta per trattare pazienti con emicrania, insieme ai farmaci ovviamente, non è che si tratti soltanto con questo tipo di tecniche, però il fatto di fare al paziente per esempio dei colloqui periodici, fare una psicoeducazione, un'educazione sull'igiene di vita, è qualcosa che se non si fa, la terapia, qualunque essa sia, serve solo come sintomatico. Per esempio, loro hanno fatto dei protocolli bellissimi nei quali fare una serie, diciamo, per un periodo di 2-3 mesi di meditazione o 6 mesi, accompagnata appunto all'igiene di vita, ai colloqui periodici, eccetera, ha lo stesso effetto profilattico sull'emicrania. Parliamo della cefalea cronica quotidiana, quindi quelli che hanno, non so, 15 attacchi di cefalea, di emicrania importanti al mese, no? Quindi gente che sta quasi sempre male. Hanno un effetto profilattico, questo tipo di terapie, paragonabile a quello dei farmaci, né più né meno. Quindi sta a dire che noi col cervello possiamo dialogare in vari modi per cercare di controllare certe forme di patologia, e qui appunto
bando alle semplificazioni, non è che la mindfulness cura l'emicrania, però approcci di terapia integrata sono sicuramente efficaci per un grandissimo numero di pazienti insieme alle terapie farmacologiche. E infine, ma qui ve lo dico, ve lo do proprio come così come spunto, perché poi non so, ma forse ho già parlato abbastanza, chiaramente ci sono tantissimi altri input che arrivano al nostro cervello dal corpo e che sono, se volete, meno intuitivi, meno intuibili rispetto a quelli di cui abbiamo parlato adesso, no? La sensazione, il feedback del movimento sono forse più intuitivi, ce ne sono degli altri che sono probabilmente ancora meno intuitivi, ma che hanno una loro grande importanza. Sono fenomeni che sono studiati da tantissimo tempo, dall'inizio del Novecento, no? Ma che recentemente sono, diciamo, ritornati un po' in auge, anche perché ci sono delle tecniche per studiare diciamo, questi aspetti molto più sofisticate, anche dal punto di vista delle neuroscienze. E quindi il concetto di salute, quindi benessere famoso del cervello nel corpo, si espandono anche al dialogo che c'è, per esempio, fra il nostro sistema digerente e il cervello, il nostro sistema digerente e il sistema immunitario, il sistema immunitario e il cervello. Ci sono dei segnalatori che sono dei segnalatori di tipo immunitario o di tipo neurochimico, anche neurotrasmettitoriale, che modificano l'assetto, per esempio, di alcune categorie di cellule immunitarie che hanno la capacità di dialogare appunto anche con il cervello, di modificare, modulare il tono dell'umore e così via, e che partono magari da squilibri squilibri della flora batterica intestinale. La flora batterica intestinale è un enorme scudo, diciamo, all'ingresso di patogeni all'interno del nostro organismo, e anche ovviamente è una fonte preziosissima, importantissima per la digestione e l'assimilazione di sostanze, però è anche un enorme scudo protettore, no? La mancanza di questo scudo protettore, come può avvenire in certe malattie o anche appunto per effetto di particolari condizioni di stress, può per esempio rendere l'organismo più permeabile a certi patogeni, quindi stimolare risposte immunitarie di un certo tipo. Queste risposte immunitarie possono avere un'influenza nell'equilibrio, diciamo, della salute, e anche andare a dialogare, in modo in questo caso un po' negativo, addirittura con il cervello. Ci sono recenti studi che fanno vedere, Rescigno è una studiosa che ha studiato a lungo questi aspetti, che possono modificare la risposta immunitaria all'interno del cervello, cioè alcune forme di diciamo risposta intestinale a certi tipi di sostanze in certe condizioni particolari di normalità o di patologia possono influenzare addirittura lo stato dell'immunità cerebrale, che una volta si diceva il cervello non ha immunità, in realtà non è proprio vero, ci sono cellule immunitarie nel cervello, e quindi anche un dialogo tra addirittura intestino e cervello, no? Quindi tra le profondità del nostro corpo e il cervello, è importante per l'equilibrio di salute. Vi chiudo un po' con questa provocazione, no? L'idea c'è che nella nostra vita attuale, nel nostro modello, diciamo, sia di studio dal punto di vista di noi che facciamo ricerca di base, sia dal punto di vista poi di chi cura, è importante sempre tenere in considerazione i dialoghi tra i sistemi, ok? Chiaramente ciascuno di noi studia nel suo piccolo un piccolo aspetto della rappresentazione del corpo o del tempo o di qualcos'altro, però chiaramente l'idea di avere una visione d'insieme è particolarmente importante. Vi dico questo perché è un classico adesso, no, la medicina fatta al telefono. In realtà c'è un enorme dibattito sulla telemedicina, importantissima dal punto di vista della diagnosi, della riabilitazione, così. Però è chiaro che, così come nella scienza, e per capire il corpo come funziona, il cervello come funziona, è importante avere una visione d'insieme, è chiaro che anche nella cura l'idea che ormai molti medici curino i pazienti al telefono e basta, è chiaramente un qualcosa che agisce soltanto su come dire, una piccola parte di tutta quella comunicazione che invece la terapia potrebbe sfruttare per poter curare il paziente. Quindi è un po' una provocazione, ma insomma ve la lascio così come spunto di riflessione. Va bene, io avrei finito, però se ci sono...
Vi ho detto un po' di tutto, forse troppo. Dialogo non vi... Questi sono pazienti, diciamo, che rientrano sempre con queste distinzioni molto nella sfera psichiatrica. Sono, diciamo, patologie che adesso, cioè, esistono, no? Ma a livello eclatante si vedono molto meno, no? Una volta si vedevano, io ho fatto neurologia a Parma, e ancora a Parma nelle campagne c'erano, no, la classica donna isterica che aveva la paralisi, dico donna perché tendenzialmente sono patologie più... femminili, però non sono solo femminili, sono disturbi psichiatrici, quindi hanno bisogno di un trattamento non sicuramente o non solamente farmacologico, ma chiaramente di un trattamento che va a scavare su cause. I pazienti che non hanno lesioni cerebrali, sì, tendenzialmente magari hanno dei periodi della vita in cui manifestano questo tipo di comportamenti e poi non ne hanno più. Ci sono, sì, ci sono. Sì, si può intervenire assolutamente. Diciamo, ci sono delle forme. Sì, andando un po' a ricercare le cause di questo comportamento, no? Spesso, per esempio, in alcuni di questi pazienti, però anche qua non si può generalizzare tanto, per esempio l'effetto placebo funziona benissimo. Proviamo a vedere se facendo questa manovra, gli metti una mano sulla pancia, funziona, perché a volte questo tipo di disturbi beneficiano di queste manovre. Adesso stia attenta, chiuda gli occhi e così via, e effettivamente a volte si nota, si può notare un miglioramento. È chiaro che il paziente che ha una sindrome psichiatrica profonda ci vuole ben altro, no? Però... Io sono rimasta molto affascinata con l'out-of-body experience, perché quando ero piccola mi capitava, e sempre più piccolo mi stavo addormentando, e io ho letto qualche articolo sui pazienti epilettici. C'è una quota di persone che non hanno alcuna patologia, che non mi ricordo se è il 17% o qualcosa del genere, che ha fenomeni di questo tipo anche piuttosto importanti, soprattutto durante l'addormentamento o in fase, per esempio, di preanestesia. Prego. Sì, ci sono anche manifestazioni che sono più di tipo evolutivo, quindi quando il cervello è ancora
ha un certo livello di plasticità anche di, a livello dell'integrazione multisensoriale, così ci possono essere più frequenti. Diciamo, non, assolutamente non sono sempre un sintomo di patologia. No, quindi se avvengono, diciamo, improvvisamente da adulti, ecco, i pazienti di cui si sospetta sono quelli che vengono da te e ti dicono: adesso sono 15 giorni che continuamente ho queste sensazioni, non mi è mai capitato prima. Quindi quelle sono cose diverse. Tutto normale. Così come nell'emicrania ci possono essere dei sintomi neurologici importantissimi. L'emicrania con aura può provocare disturbi visivi, del linguaggio, del movimento, che mimano perfettamente, anzi sono di fatto dei deficit neurologici temporanei, no? Però anche lì, chiaramente, andando a fare tutto l'anamnesi e poi vedendo come si sviluppano questi disturbi, chiaramente si fa una diagnosi che non è quella di un'ischemia transitoria, ma è di qualcos'altro. Il modello di plasticità che si raggiunge, appunto, sembra che non sia lo stesso, no? Anche se la performance, diciamo, può essere, può migliorare moltissimo, ovviamente, anche nell'adulto, no? Come tu dici. E l'idea è che ci siano delle forme di plasticità, probabilmente, diciamo, in conseguenza di un programma genetico, perché anche il re cervello sottostà a questo tipo di programmazione, che non si mettono più in atto dopo certi periodi critici, tra virgolette, no? Che per alcune funzioni come quelle la vista sono i pochi mesi dopo la nascita, per altre invece sono molto più lunghi, quindi c'è molto più spazio per plasticità di funzioni cognitive superiori. Però soprattutto per le funzioni, quelle più, diciamo, primarie, quindi motorie e sensoriali, la plasticità più profonda a un certo punto non c'è più. Ci sono altre forme di plasticità, tipo, appunto, non si potenziano più le vie discendenti, quindi proprio la via che dà veramente il comando motorio, ma si potenziano magari connessioni interemisferiche o intraemisferiche che hanno più a che fare con la strategia del movimento, la coordinazione, quello che vuoi. Quindi l'idea è che da un certo punto di vista, per quanto tu bravo possa diventare, non diventerai mai brava come l'enfant prodige che impara a suonare il pianoforte quando ha 3 anni, perché proprio certe forme di plasticità si fermano. E perché si fermano? Perché l'idea, chiaramente è un'ipotesi, che l'idea è che mentre quando uno è soprattutto in età di sviluppo e per le funzioni sensorimotore primarie è molto importante, come dire, essere super plastici, adattarsi immediatamente ai cambiamenti, modificarsi nella crescita, man mano è più importante che l'organismo, il cervello, acquisisca una certa stabilità, cioè, diciamo, certe funzioni si danno per scontate e si costruisce su quello per fare altro, altrimenti qualunque, come dire, cambiamento, ma anche patologia, ma anche, che ne so, l'immobilità temporanea, produrrebbe uno sconquasso nel cervello, perché se fossimo sempre plastici come quando abbiamo pochi mesi o 2 anni o 5 anni, chiaramente sarebbe un problema. Quindi l'idea è che certe forme di plasticità si silenziano a favore di altre che ti permettono di adattarti all'ambiente, ma non in modo così radicale, no? Prego.
Sì. E quali sono le differenze anche a livello della consapevolezza? A livello della consapevolezza, chiaramente in uno siamo in un ambito psichiatrico, quindi chiaramente c'è tutto un castello di sintomi e di comportamenti piuttosto diverso, no? Nell'altro siamo nell'ambito di quella che si chiama ipnosi suggestiva, quella ipnosi un po' più direttiva, per cui è proprio quella da teatro, no? Adesso mi guardi e non ti muovi. Quindi chiaramente la consapevolezza del paziente è proprio quella di non riuscirci. E quindi anche c'è tutto un comportamento che è congruente con questo. Non voler riuscirci. Questo però il paziente non lo sa. Il trucco dell'ipnosi è esattamente questo, cioè quello di convincerti che tu stai facendo qualcosa per davvero. In realtà, appunto, nel caso della suggestione, è proprio una suggestione, cioè sono io che ti ho convinto che quella cosa non la puoi fare, no? E quindi, chiaramente, è un po' proprio la finezza della tecnica questa. Però, diciamo, a livello della consapevolezza, il paziente ha una situazione che è diversa da quella del malato, perché chiaramente il malato ha una consapevolezza, riferisce la cosa in un modo che sia molto coinvolgente per te. Guarda che io non riesco a muovermi, guarda che è inutile che mi chiedi di muovere, perché io non ce la faccio, no? Il paziente sotto ipnosi spesso ha paura, dice: no, ma io adesso non riesco a muovermi, ma cosa è successo? Il famoso Giuca Scasella, che faceva, lui è un ipnotista vero, no? Poi faceva ste cose da teatro, però in realtà nella suggestione ci sono individui particolarmente suggestionabili che rimangono imprigionati da questa suggestione, ma si rendono conto che c'è qualcosa di strano. Quindi, la cosa nell'ipnosi? Sì, certo. Certo, certo. Se no la gente non andrebbe agli spettacoli in teatro. Domanda al telefono. Però perché esiste lo schema corporeo? Perché noi non potremmo funzionare senza schema corporeo? Cioè, che scopo ha? Lo schema corporeo è un termine introdotto nel Novecento per indicare la cognizione, diciamo, tra virgolette, che il nostro cervello ha del corpo, no? Del come è fatto, del come si muove e così via. Ed è quel famoso schema che noi abbiamo detto è molto plastico, addirittura può si modifica. Però ci sono queste manifestazioni misteriose come l'arto fantasma che fanno vedere proprio che esiste una parte di questa rappresentazione corporea veramente molto stabile, in modo irrazionale, stabile addirittura in un modo irrazionale. Questo, se darti una risposta, chiaramente non è semplicissimo, ci sono mille teorie, ma l'idea è che esistano vari livelli di rappresentazione, no? Come sai benissimo, cioè, livelli di rappresentazione, per esempio quelli per l'azione: so quanto è lungo il mio braccio, faccio i calcoli, posso prendere un oggetto a occhi chiusi, no? Quindi quei modelli di rappresentazione, sempre quelli sono molto plastici, per cui appunto se cambiano le situazioni, mi immobilizzo per un periodo, eccetera, magari quel tipo di movimento cambia subito, e altri che invece tendono ad essere più stabili e che sono, secondo alcuni, iscritti geneticamente nel nostro DNA, per cui io ho, e questo si basa su dati un po' dubbi, sui pazienti focomelici che possono avere manifestazioni di arto fantasma pur non avendo mai avuto un arto, no? Però sono, diciamo, non sono tutti d'accordo sulla veridicità di questi dati, sono delle forme di rappresentazione appunto che tendono, come dire, alla stabilità, no?
che cosa succeda nel cervello e il perché queste forme di stabilità, di schema corporeo, di immagine corporea così stabili non si modificano, è una cosa che non si sa. In effetti le tecniche riabilitative che si utilizzano per questi pazienti, il problema dell'arto fantasma non è tanto la sensazione quanto il dolore associato, no? Purtroppo sono sindromi dolorose, quindi diciamo in molti cercano di agire dal punto di vista riabilitativo. Quello che si fa però, se vuoi, stranamente, per tipo con tutte quelle tecniche, la mirror box, l'immaginazione mentale, così, è cercare di riportare sempre alla memoria questo arto che non c'è più. Quindi te lo faccio vedere nella mirror box, te lo faccio immaginare, provi a muoverlo e così via, no? E come se fossero delle rappresentazioni talmente invincibili che è meglio cercare di ritirarle fuori per far pace coi sensi, no? E la ragione per cui ci sono probabilmente rientra un po' nel discorso che facevamo prima, cioè ci sono delle forme di plasticità che a un certo punto non sono più possibili, no? Per cui, così, c'è da dire che molti pazienti col dolore dell'arto fantasma più persistente e così via hanno sicuramente un vissuto psicologico molto importante. Quindi, per esempio, noi abbiamo lavorato un po' con mirror box, stimolazione magnetica, eccetera, ma se tu a qualunque tecnica associ la consulenza psicologica, i pazienti vanno meglio. Quindi, cioè, a volte è anche più quello che fa rispetto al... Però, diciamo, il core è quello di una rappresentazione molto stabile che tende a non spegnersi. Prego. Allora, ci sono... Tutto a posto. Allora, ci sono delle classificazioni delle varie forme di mal di testa, no? Alcune delle quali vengono catalogate come emicrania, che hanno una certa caratteristica del dolore, una certa durata, una certa ripetitività. E sono a volte delle crisi di dolore magari molto forti, per cui il paziente deve stare a occhi chiusi, chiuso in una stanza, in silenzio, eccetera, che magari vengono fuori due volte all'anno, ci si convive, si fa una terapia sintomatica. Ci sono delle forme di mal di testa come questo che magari si ripetono molto spesso. Allora, quella è già una forma di emicrania cronica, nel senso che se viene periodicamente ogni X... Ci sono delle forme che invece sono molto più gravi, per cui il paziente magari ha 10-15 attacchi al mese. Allora anche in quei casi spesso si fa la risonanza magnetica, si fa l'elettroencefalogramma, a meno che non si sia proprio dentro l'attacco, che allora magari nell'elettroencefalogramma si vede qualcosa, spesso è tutto negativo. E quindi, diciamo, c'è tutta una classificazione che dice quando il mal di testa saltuario diventa effettivamente emicrania, che caratteristiche ha. Ci sono le emicranie con aura o senza aura, cioè quelle con i sintomi neurologici, quindi prima uno vede gli scintilli di luce, poi ti viene il mal di testa, oppure quelli che non ce li hanno. Quindi c'è tutta una classificazione molto precisa. Il consiglio è sempre di andare in un centro cefalee, perché lì al volo distinguono cosa è una cosa, cosa è l'altra, danno la forma di terapia giusta. Sono dei mal di testa fortissimi che non sono emicranici, sono cefalee tensive, si dice, quindi dovute a... Sì, è un termine, e poi l'emicrania non è sempre emi, non è detto che sia emi, no? Però è un termine tecnico, diciamo, l'emicrania, che però viene utilizzato per dire a volte come sinonimo di mal di testa. Grazie a te. Prego, prego. Allora, la tua è questa senza... Sì. Esatto, senza titolo. Senza titolo né niente. Eccoci qua. Perfetto, grazie. Dalla dottoressa, professoressa Duetti Domenico.
Adesso vi racconto. Figlio del figlio. Perché si è dottorata con il professor Lagliotti, sì. Che è un allievo del professor Berlucchi. Quindi in linea diretta, sì. Per anche Angela, in linea diretta, sì. Attraverso Marzi invece, che è il Salvatore. Domenica lavora a Trieste, alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, pur essendo andata in mezzo, sì. Al mondo, come bisogna sempre fare tutti, ed è riuscita a tornare perché è uno dei nostri cervellini più buoni che abbiamo. Grazie. Non mi dilungo perché avrei fatto le stesse cose per Angelo, infatti. Solo perché lei è femmina, non va bene. Si occupa di come dice il titolo del tempo e di come il tempo viene, cioè come percepiamo, esatto. Il tempo, quindi come il cervello è in grado di processare e lavorare il tempo. Grazie Silvia, grazie a Sonia, grazie all'associazione e benvenuti. Effettivamente appunto per me è come un ripasso dal via, ritorno a Verona, che è veramente stata un'esperienza importante per me e una cosa che voglio riportare per sottolineare l'importanza degli esempi positivi. Io ricordo veramente con affetto dei momenti di discussione scientifica quando si facevano i journal club, cioè per un incontro settimanale, tutte le settimane, il professor Berlucchi, Carlo Marzi, Leonardo Chelazzi, Salvatore, insomma, Tassinari, ci si riuniva per discutere un articolo scientifico. Io naturalmente ero una studentessa intimorita, ma mi ha affascinato così tanto vedere queste persone che discutevano, alle volte anche animatamente, di questi articoli scientifici. Per me è stato veramente un click, cioè ho pensato, guarda che bello, cioè guarda che bello vedere queste persone che così hanno con questa passione, che interagiscono in maniera così animata e appassionata appunto di neuroscienze. Quindi per me è stato questa esperienza qui è stata positiva e veramente ricordo che ho deciso, ma in effetti forse fa per me, mi piace. Quindi grazie per questo passaggio dal via che mi avete consentito. Allora, dunque io mi occupo appunto di, come dice il titolo, di tempo e cervello, di percezione del tempo. Quindi in realtà faccio una presentazione che ha qualche delle similitudini con quello di cui ha parlato Angelo. Angelo ha parlato di come il cervello controlla il nostro corpo per interagire con l'ambiente, no? E in questa interazione, in questo controllo e poi interazione con l'ambiente circostante, c'è un elemento importante. Angelo ha fatto vedere l'immagine, cosa che rivedrete anche nelle mie diapositive, del pianista o del tennista. E nell'attività del pianista o del tennista è fondamentale eseguire dei movimenti che sono altamente temporizzati, cioè devono avere una precisione temporale incredibile, no? Altrimenti anche semplicemente camminare, il muoversi è il risultato di questa attività altamente temporizzata di attivazione dei muscoli agonisti e antagonisti. Ovviamente noi non siamo, è tutto un tempo che il nostro cervello ha bisogno di elaborare in assenza naturalmente di consapevolezza, noi non ci rendiamo conto di questa elaborazione del tempo, però è importante, esiste, ed è, diciamo, di questo di cui mi occupo, oltre che a occuparmi di percezione del tempo. Ma di che cosa intendo? Allora, che cos'è il tempo per uno scienziato? È rappresentato in questa ragazza che sta aspettando l'autobus, no? Voi, penso sia capitato a tutti, naturalmente voi aspettate l'autobus e nessuno di voi ha bisogno di guardare il proprio orologio per sentire, e lì da un po', che l'autobus è in ritardo. Perché sente, ha questa esperienza del fluire del tempo, no? Cioè quel tempo sta passando e quindi io ho un'aspettativa del tempo di arrivo dell'autobus, e l'autobus non arriva, quindi il tempo sta fluendo, no? Oppure anche altro esempio della vita di tutti i giorni, voi arrivate al semaforo, magari siete anche in ritardo. Il semaforo è rosso, siete all'incrocio, ma voi ovviamente non sapete, quando arrivate al semaforo, il semaforo è rosso, voi non sapete da quanto tempo il semaforo è rosso, no? Ovviamente
più passa il tempo, cioè più avete questa esperienza soggettiva del passaggio del tempo, il tempo sta scorrendo, maggiore diventa la possibilità che adesso questo benedetto rosso cambierà, diventerà verde, no? Quindi anche in questo caso c'è questa esperienza, c'è questa percezione del tempo che fluisce. Voi in questo caso usate questa esperienza soggettiva per fare una previsione, no? Per prevedere che cambierà presto colore. Quindi queste sono delle situazioni di un tempo breve, quindi un tempo che è dell'ordine delle centinaia di millisecondi o pochi secondi, di cui voi fate esperienza consapevole, cosciente, cioè una percezione della durata. Ora, se esiste questa esperienza, ovviamente nel cervello deve esistere un meccanismo che la rende possibile. Quindi questo è il tempo della percezione, quello che interessa al neuroscienziato, è il meccanismo che rende possibile questa esperienza. E naturalmente, come dicevo prima, il tempo è anche fondamentale per moltissime attività sensorimotorie, appunto la danza, il danzare a tempo. Il tennista, no? Nell'esempio del tennista mi piace perché ci sono due tipi di tempo. C'è un tempo percepito, cioè è un tempo, quanto tempo impiegherà la pallina ad attraversare la metà campo e ad arrivare ad una distanza che per me sarà raggiungibile. Quindi c'è il tempo, la percezione, l'estrarre l'informazione temporale dalla pallina in movimento, e l'altra è invece il tempo dell'azione, cioè quando è il momento giusto per colpire la palla, per non lisciarla. Naturalmente ci sono i due aspetti, cioè la percezione, l'esperienza consapevole, e invece l'elaborazione del tempo in assenza di consapevolezza, che invece è di tutte queste attività sensorimotorie. Però entrambe sono oggetto di studio. Altro esempio, questo lo faccio sempre perché è efficace e divertente, la musica. Il tempo veicola significato, questa è una cosa di cui noi non ci rendiamo conto, anche nel linguaggio, no? questo breve tempo. E adesso vi faccio sentire una melodia famosa, cioè sono le stesse note di questa melodia famosa, le note sono uguali, il tempo è sbagliato. Io vi sfido a dirmi di che cosa si tratta. Qualcuno che ha visto qualche video. Però, cos'è? La donna immobile, infatti, la donna immobile di solito funziona meglio. Oddio, sono andata avanti troppo. Ecco, quindi, e in effetti è la donna immobile, però perché ho... No, perché non ha cliccato? Boh, va bene. Insomma, era la donna immobile, cioè avevo il pezzo anche quello giusto. Quindi le note erano giuste, ma appunto era il tempo con cui erano state eseguite queste note che era sbagliato e che quindi rende un po' il pezzo difficile da riconoscere. Perché in realtà, perché è difficile riconoscere? Perché ognuno di noi conosce la donna immobile, quindi ha un'aspettativa di quella che deve essere la durata, quindi il nostro cervello fa quella previsione, no? Ma in realtà con una durata sbagliata non si perde il riconoscimento. È più facile perché siamo veloci. Esatto, è vero. È vero. Esatto. Allora, il tempo è difficile da studiare anche per i neuroscienziati, e la difficoltà è in quello che io vi mostro. Adesso quello che vi sto mostrando è sono le vie visive, no? Cioè ora noi sappiamo che la luce arriva, cioè c'è un sistema sensoriale che è specializzato ad elaborare l'informazione che arriva dalla retina, no? Quindi arriva dalla retina e poi segue tutta un percorso molto preciso dalla retina al chiasma, il talamo, fino ad arrivare alla corteccia. Quindi esiste
un organo specializzato, quindi esistono delle cellule che si occupano proprio di trasduzione, di fare questa traduzione dell'energia luminosa in un impulso nervoso, no? Fanno proprio questo di lavoro, quindi esiste una superficie recettoriale, è uguale anche per l'udito, no? C'è la coclea, cioè abbiamo i recettori sulla pelle, no? Cioè esistono delle cellule che fanno questo di lavoro, cioè sono specializzate a tradurre questa energia esterna, lo stimolo esterno, in un segnale elettrico. Ora il tempo rispetto a qualsiasi altra esperienza che noi facciamo del mondo circostante non ha un sistema, non ha dei recettori, non ha un sistema dedicato, non esiste la via del tempo, questa è la via della visione, esiste la corteccia occipitale, la corteccia visiva primaria, che è proprio il primo è dove l'informazione visiva raggiunge la corteccia per la prima volta, ecco, no? Poi esistono anche delle aree che noi chiamiamo extrastriate, insomma, per un tipo di elaborazione un po' più sofisticata. Ecco, tutto questo non esiste per il tempo, d'accordo? Non esiste un senso del tempo, ma noi facciamo esperienza in fondo della durata, cioè del tempo, attraverso tutti i nostri organi sensoriali, perché naturalmente qualsiasi cosa che raggiunge i nostri sistemi sensoriali ha una permanenza temporale, no? Un odore, un suono, un'immagine, hanno tutte hanno una dimensione temporale. Questa dimensione temporale in qualche modo deve essere estratta, cioè ci deve essere un momento in cui noi il nostro cervello prende questa informazione temporale e la trasforma in una percezione, cioè questo ci consente di, per esempio, discriminare, ok, quel suono è durato di più di quell'altro, no? Questa è una cosa molto banale da fare. Però in che modo il cervello estrae, anche i sistemi sensoriali stessi estraggono queste informazioni di natura temporale, non è molto chiaro. Ancora, diciamo, siamo un po' indietro nelle conoscenze che riguardano come il cervello tiene traccia del tempo, ha una rappresentazione della durata degli eventi sensoriali. Esatto, attraverso quale meccanismo? Ecco, qui vedete due cervelli, un cervello così come lo potete vedere da un anatomista ripulito dai vasi, e l'altro invece è un'immagine di risonanza magnetica. Questa sono io, insomma, non so se si vede dal nasone, dal profilo, ma è un'immagine appunto del cervello. Questo è giusto per dirvi, ecco, che a noi appunto ci occupiamo, quello di cui mi occupo, è cercare di capire qual è il meccanismo che rende possibile quello di cui vi ho detto prima. E la cosa che facciamo è fare esperimenti, no? E la cosa che faccio in laboratorio è, io lavoro soprattutto con persone che sono giovani, neurologicamente e psichiatricamente sane. E la cosa che si fa in laboratorio è mostrare, per esempio, delle cose così. Cioè, mostro sullo schermo questa immagine, vedete questi pallini che si muovono, ecco, sono due diciamo immagini in sequenza, e quello che viene chiesto alla cavia dell'esperimento è di dire, ok, quale di questi due stimoli che sono comparsi sullo schermo è durato più a lungo, è stato presentato più a lungo. E la cosa che facciamo è misurare, quindi si tratta di tempo, si tratta di durata di un evento sensoriale, di uno stimolo, quindi in questo caso è visivo. E la cosa che si fa è misurare poi il comportamento, no? Quindi noi misuriamo quanto le persone, le cavie dell'esperimento, sono bravi a discriminare la durata, quindi dello stimolo. Questa è una rappresentazione, diciamo, è un grafico in cui ogni curva rappresenta una diversa condizione sperimentale, di cui poi vi parlerò, diciamo, più in dettaglio dopo. Ma in realtà la curva ci dice quanto brava è la persona a discriminare
la durata. Ovviamente questi due stimoli che sono stati presentati sullo schermo sono presentati per durate leggermente diverse, no? Quindi sono fisicamente differenti. E loro devono appunto dirci quale dei due è durato più a lungo. Altra cosa che facciamo, faccio dei disastri con il... ecco, forse... ecco, questo è un altro esempio. Questo è un esempio che ha più a che vedere, per esempio, con la danza, con la musica. Questo è un caso in cui invece che usare delle durate singole, usiamo dei ritmi. Quindi presentiamo delle durate che sono dei toni che si distanziano per delle durate, degli intervalli specifici. E quello che facciamo è misurare anche qui il comportamento, no? Qui vedete c'è la forza, cioè misuriamo la pressione del tasto su una tastiera. Questo rappresenta le barre sono più o meno lunghe a seconda di quanta forza il soggetto imprime nel tenere il ritmo, cioè perché c'è una fase che qui è chiamata di percezione in cui c'è solo l'ascolto del ritmo e poi c'è invece una fase in cui la persona viene chiesto di muoversi in sincronia con il ritmo e poi c'è anche una fase in cui le persone devono tenere questo ritmo in assenza di proprio stimolazione. Quindi questo è quello che di solito appunto il modo in cui diciamo il neuroscienziato guarda a quanto una persona è brava a tenere traccia del tempo. La cosa che facciamo, oltre a registrare il comportamento, è anche registrare segnali dal cervello. E utilizziamo diciamo due tipi di prospettive che sono un po' le due tipi di approcci che sono un po' gli approcci diciamo più usuali nelle neuroscienze cognitive. Ci sono delle tecniche come l'elettroencefalografia, la risonanza magnetica funzionale, cioè sono delle tecniche in cui noi registriamo dei segnali dal cervello che possono essere l'attività elettrica registrata dallo scalpo nel caso dell'elettroencefalogramma oppure è il livello di ossigenazione del sangue nel caso della risonanza magnetica funzionale, che sono degli indici di quanto attiva è un'area quando la persona che viene a fare l'esperimento le aree che sono attive quando questa persona esegue quello che io gli sto chiedendo di fare, cioè giudica nel mio caso la durata dei suoni o la durata delle immagini. Quindi io cerco di capire che aree si attivano o in che momento queste aree, questi circuiti neurali si attivano quando chiedo di giudicare la durata di un suono o di un'immagine. Altro invece tipo di tecnica è quella in cui invece che registrare dal cervello interferisco con l'attività del cervello, cioè stimolo, induco un campo elettrico, ora l'attività neuronale è un'attività elettrica, e io induco un campo elettrico in corteccia e quindi non faccio che perturbare, disturbo l'attività elettrica sottostante a questa paletta che vedete qui che io appoggio all'esterno del soggetto. Questa tecnica invece mi consente di capire, cioè io misuro il comportamento, stimolo l'area, una certa area cerebrale e vedo che conseguenze ha questo mio disturbo, questa mia interferenza con l'attività cerebrale sul comportamento della persona. Quindi io mi aspetto che naturalmente se l'area che sto stimolando è un'area che è importante per la percezione della durata, mi aspetto che il comportamento peggiori, no? Rispetto che stimolare un'area che invece non ha nulla a che vedere con la percezione del tempo. Allora, una cosa che noi facciamo e che cerchiamo, il modo in cui cerchiamo di capire qual è il meccanismo attraverso cui il cervello è in grado di tenere traccia del tempo è, per esempio, una cosa che facciamo è cerchiamo di indurre delle distorsioni della percezione del tempo nei nostri partecipanti, cioè manipoliamo delle caratteristiche fisiche dello stimolo per ingannare il soggetto e far sì che una stessa durata fisica venga in realtà percepita come più corta o più lunga.
Che cosa voglio dire? Vi rimostro il video che vi ho mostrato prima dei pallini in movimento. Questo è un esperimento in cui noi abbiamo cercato di manipolare non solo la durata fisica di questi pallini che si muovono sullo schermo, ma abbiamo modificato anche la velocità con cui i pallini si muovono, per cui ci sono delle volte in cui la durata con cui questo stimolo appare sullo schermo è identica, ma la velocità con cui i pallini si muovono è diversa. Perché facciamo questo? Perché volevamo capire che tipo di... volevamo indurre una distorsione del tempo, perché stimoli che si muovono più rapidamente sono percepiti come più lunghi di stimoli che si muovono più lentamente. Questa è l'osservazione che abbiamo fatto e questo è quello che queste curve vi dicono. Le curve colorate rappresentano la prestazione del soggetto a diverse condizioni di velocità praticamente dello stimolo, quindi è la stessa durata fisica, vi dovete immaginare, solo che appunto la velocità a cui si muovono questi pallini è differente. E la cosa che abbiamo che si osserva è che appunto più veloce è la velocità e maggiore l'entropia, quindi il disordine degli stimoli che si muovono sullo schermo, più lunga è la percezione della durata. Come se appunto il modo in cui il cervello tiene traccia del tempo è accumulando informazione sensoriale. Okay? Maggiore l'energia dello stimolo, più lungo lo stimolo mi sembra durare. Stessa cosa lo abbiamo fatto con la luminosità di uno stimolo. Anche questo è una situazione sperimentale molto simile a quella. La persona vede due stimoli sullo schermo, prima questo griglia e poi un'altra, e il compito della persona è sempre quello di discriminare la durata di questi due griglie sullo schermo. La cosa però qui che manipoliamo, il trucco che facciamo è cambiamo il contrasto, cioè la luminosità con cui queste griglie sono presentate sullo schermo, e la cosa che osserviamo è analoga, vedete la stessa rappresentazione del comportamento, cioè abbiamo in codice colorato è come si comporta la persona per diversi livelli di luminosità dello stimolo, e più lo stimolo è luminoso più il soggetto tende a percepirlo come lungo, a parità di durata fisica. Quindi questa è ancora un'altra evidenza che ci dice che forse il meccanismo è questo di accumulare input sensoriale, accumulare informazioni in entrata. Stessa cosa, questa volta è un po' diverso, quello che accumulo qui è quello che cambio, quindi quello che adesso noi abbiamo cambiato prima erano le caratteristiche fisiche dello stimolo, uno stimolo che si muove più o meno lentamente o più o meno velocemente, uno stimolo che è più o meno luminoso. Qui invece quello che cambio è lo stato fisiologico della persona, cioè questo è un esperimento cercando di indurre uno stress in una persona. L'origine di questo studio viene dei racconti un po' aneddotici di persone che in condizioni di stress riportano di sentire che il tempo si è fermato, si è come dilatato in questa situazione particolarmente stressante, no? E allora le cose che si dicono è sì, probabilmente lo stress, questo cambiamento dell'arousal, dell'attivazione psicofisiologica ha creato una dilatazione della durata. Ma perché questo succede? Noi ci siamo chiesti, e la cosa che abbiamo fatto è in laboratorio riprodurre una situazione stressante. La situazione stressante era chiedere a queste persone in laboratorio di mettere la mano, di immergere la mano in una bacinella di acqua ghiacciata, oppure in una condizione di controllo di acqua a temperatura ambiente, perché si fa sempre il confronto, no? Tra la situazione, volevamo confrontare la situazione stressante, cioè ghiaccio,
freddo e situazione non stressante. E poi misuravamo degli indici fisiologici di stress, misuravamo sia il cortisolo salivare, che è un ormone che di solito si attiva una volta, cioè è tutta una risposta diciamo ormonale che si attiva in seguito allo stress, e anche abbiamo registrato anche la dilatazione pupillare come misura di attivazione invece del sistema noradrenergico. Quindi una è una risposta più veloce e fasica allo stress, l'altra invece ha un andamento un po' più lento, che è il cortisolo. Quindi noi dal punto di vista del comportamento creiamo questa situazione di stress, registriamo degli indici fisiologici che ci dicono se veramente questa persona e quanto questa persona era stressata, e misuriamo il comportamento. E che comportamento misuriamo? Abbiamo misurato due cose. Abbiamo misurato la capacità di discriminare la luminosità di uno stimolo, come quelle griglie che vi ho mostrato. Quindi misuravamo una capacità molto fine di discriminazione dello stimolo visivo, e poi misuravamo anche la capacità di discriminare la durata, come vi ho mostrato negli esperimenti precedenti. Era molto analoga la cosa. E quello che il grafico sopra vi mostra è che nelle persone che avevano una reattività cortisolica media, cioè non poca né esagerata, cioè quelli che hanno un'attivazione ottimale del cortisolo, sono le persone in cui l'acuità visiva, misurata appunto in questa discriminazione del contrasto, diventano più bravi, cioè sotto stress diventa più acute, come se il sistema visivo in quella situazione lì prende più informazioni, registra più informazioni, il nostro sistema visivo diventa più acuto, se volete. E queste persone in cui abbiamo osservato questo miglioramento nell'acuità visiva sono anche le persone in cui il tempo sembra più dilatato. Quindi ancora una volta c'è questa relazione tra quantità di informazione che i sistemi sensoriali registrano e tempo. Cambiamento. La chiave, quello che io adesso sto cercando il filo conduttore delle cose che vi sto mostrando è il cambiamento. È cambiamento delle caratteristiche fisiche, cambiamento nello stimolo, cambiamento di attivazione fisiologica. Uno dei modelli, adesso più in voga, di come il cervello tiene traccia del tempo, qual è veramente il meccanismo neuronale. Uno potrebbe dire, se io accumulo più informazione, forse quello che succede è che i neuroni scaricano di più, c'è più attività neuronale nel cervello, e forse più alta, maggiore l'ampiezza, di questa attivazione, maggiore il numero, il reclutamento dei neuroni, maggiore la durata. In realtà quello che neuroscienziati più computazionali, queste sono persone che fanno appunto delle simulazioni, quello che vedete qui, che sembra così complicato, in realtà è una visione bidimensionale, una riduzione, è una simulazione dell'attività di una rete neuronale, d'accordo? E l'attivazione di questa rete, della dinamica, cioè di come cambia la rete nel tempo, la rete neuronale, è rappresentata da una traiettoria. E questo modello ipotizza che il meccanismo attraverso cui il cervello dice il tempo è attraverso questi cambiamenti della dinamica dell'attivazione dei neuroni. Per cui c'è quello che vedete a sinistra è la traiettoria, lo stato della rete quando arriva la prima durata. Quello invece che vedete a destra è il pannello C, è
diciamo, quello che succede quando c'è una seconda durata che arriva, che entra nel sistema, no? Quindi c'è un secondo stimolo che arriva al sistema sensoriale, e quindi la traiettoria è diversa, no? È quella in azzurro chiaro, quindi il blu scuro è la traiettoria della rete neurale al primo stimolo, e quello invece in blu chiaro è l'attività al secondo stimolo, che si innesta naturalmente in un sistema che ha già una sua dinamica. Questo per dire che semplicemente che appunto il tempo è dato da queste dalle dinamiche di questi neuroni, ma quello che di questi circuiti, ma quello che sembra è fare la differenza non è tanto, non è solo la dinamica in sé, ma è quanto rapidamente o velocemente queste dinamiche cambiano. Quindi se più rapidamente la rete neuronale cambia stato, quindi cambia di condizione, più lunga è la durata, più lentamente avviene questo cambio di stato nella rete, più corta è più lunga è la durata, più lungo invece è più lentamente la rete cambia, più breve è la durata. Quindi anche a livello, cioè si ipotizza che anche a livello neuronale la questione non sia tanto la quantità di attivazione per sé, ma è proprio il cambiamento di stato. Ora dovete immaginare il cambiamento di stato e come questi neuroni comunicano, cioè come si parlano, questo è detto proprio in maniera semplice, quanto rapidamente un network cambia la sua condizione. Ora, ma dove si trovano questi circuiti che dicono il tempo? Quindi il meccanismo, diciamo, sembra essere questo, diciamo, e quello che, ecco, ho omesso di dirvi è che quello che avete visto sono delle simulazioni di reti neuronali, che però sono fatte su esperimenti di elettrofisiologia negli animali, quindi sono dati per esempio che vengono da singole unità nella scimmia o nel ratto, quindi sono esperimenti di elettrofisiologia, quindi sono simulazioni che però hanno una come dire, sono validati dal modello animale, quindi dagli esperimenti che sono condotti nell'animale. Ora, dov'è che si trovano questi circuiti che ci consentono di avere questa esperienza della durata? La cosa che, diciamo, si sa è un po' rappresentata da questa diapositiva che vi mostra il cervello dell'uomo, questo. Quello che si sa è che in realtà non c'è un orologio singolo, non esiste un'area cerebrale responsabile della nostra esperienza soggettiva della durata, della percezione del tempo. Non esiste un orologio unico. Infatti non esiste una sindrome neuropsicologica che è solo di disturbo della percezione della durata. Esistono tanti tipologie, tante sindromi neurologiche, neuropsicologiche, che sono associate a dei disordini della percezione del tempo, della produzione del tempo. Ci sono pazienti che hanno lesioni al cervelletto, ai nuclei della base, pazienti che hanno lesioni parietali, sono varie tipologie di pazienti che hanno dei problemi di incompiti, di discriminazione della durata o di riproduzione della durata, ma non esiste una lesione che produce solo quello. Quindi questo è un po' indicativo del fatto che il tempo è un po', cioè che questi circuiti responsabili dell'esperienza del tempo sono diffusi, quindi non è una sola area, ma sono tante aree. Ma la cosa, diciamo, ci sono due posizioni
un po' non contrapposte, ma insomma due ipotesi alternative. Una è che effettivamente non esista nessuna area del cervello che è specializzata in questo compito, ma qualsiasi area cerebrale, proprio perché l'attività neuronale è un'attività che si svolge nel tempo, no? Questi circuiti neuronali, no? Si attivano con una certa tempistica, e quindi esistono, quindi è come se il cervello usasse il tempo dell'attività neuronale per dire il tempo, per avere questa esperienza soggettiva, quindi legge questa informazione temporale che è nei circuiti, perché è un'attivazione che si svolge nel tempo. L'altra ipotesi, che non necessariamente è un'ipotesi totalmente in contrapposizione, invece pensa che esiste una certa specializzazione, non esiste una singola area, esiste un circuito specializzato, che è un po' quello che vedete rappresentato nelle aree che sono in diapositiva. Cioè ci sono delle aree che forse un ruolo speciale ce l'hanno, e sono lobulo parietale inferiore, un'area del giro frontale inferiore, l'area supplementare motoria, che è un'area premotoria, cioè che esiste in qualche misura un circuito che forse qualcosa di speciale per il tempo lo fa. E questi circuiti, che forse sono specializzati un po' nella elaborazione e la rappresentazione del tempo, sono tutti circuiti motori. Cioè sono tutte aree che hanno a che vedere con il movimento, o con la percezione visiva del movimento, oppure aree che sono importanti per eseguire un movimento, come per esempio quest'area, l'area SMA c'è scritto, questa è un'area supplementare motoria, un'area premotoria, è un'area che si attiva quando voi state pianificando di effettuare un movimento, di muovermi, prima di muovermi quest'area si accende. E naturalmente anche la corteccia parietale inferiore è un'area molto importante, perché è un'area che fa da ponte, che usa le informazioni sensoriali che vengono da vari organi, dalla visione, dal tatto, dall'udito, e utilizza questa informazione per effettivamente un goal, per un obiettivo motorio, per poter eseguire un movimento. Quindi sono aree, sono circuiti sensorimotori o motori in senso stretto. E forse questo naturalmente potrebbe non essere casuale, no? Perché l'unico modo, ecco, ritorna, c'è la circolarità, ritorna il cambiamento, perché com'è che facciamo esperienza del tempo? Che cos'è il tempo? Se non c'è cambiamento, è difficile sentire il tempo. E una delle forme, diciamo, di cambiamento più naturalmente forti è proprio il movimento. Cioè il movimento è cambiamento della posizione spaziale di un oggetto, noi che ci muoviamo nello spazio e quindi cambiamo posizione. Ecco, quindi questo è, diciamo, la storia, diciamo, che mi piaceva raccontarvi. È una cosa, diciamo, un po' particolare, che forse mi lega a quello che ha detto Angelo per concludere, è che una di queste, per esempio, uno delle grosse sfide per i neuroscienziati adesso è aver capito che in fondo il tempo è distribuito, no? Che quindi non esiste un orologio unico. Aver capito che probabilmente il tempo di un evento sensoriale è un po' funzione dell'informazione in entrata, cioè che quanta informazione entra nel sistema è importante per determinare la percezione, appunto, di quanto uno stimolo è durato più o meno. Ma adesso la sfida è di cercare di capire in che modo ciascuno, cioè vedete tutte queste aree, in che modo ciascuna di queste aree fa una certa cosa, cioè rende possibile questa percezione del tempo, cioè capire qual è effettivamente il compito che ciascuna di queste aree ha. E una, per esempio, delle cose che abbiamo trovato è che il modo in cui, per esempio, quest'area supplementare motoria, quest'area premotoria rappresenta il tempo, lo fa in un modo che è molto simile
a quelle mappe del corpo che Angelo vi ha mostrato, cioè noi abbiamo visto le mappe, l'homunculus, cioè la rappresentazione della superficie recettoriale della nostra pelle rappresentata in corteccia, no? Quindi è una mappa, è un modo, diciamo, in cui il cervello organizza l'informazione, per cui non so, l'informazione che arriva alle labbra è molto vicina a quella che arriva sulle guance, no? Che invece è molto distante dal pezzetto di corteccia che invece riceve informazione tattile che viene dal piede, no? Quindi esiste un'organizzazione in queste mappe. E allora la cosa che ci siamo chiesti è se un modo analogo di rappresentare il tempo potesse essere presente in queste aree che noi sappiamo essere importanti per il tempo, come l'area supplementare motoria. Quindi trattare il tempo come qualsiasi altra proprietà sensoriale, come appunto qui faccio è un altro tipo di mappa, questa è la mappa tonotopica, no? Noi sappiamo che in coclea, cioè suoni che hanno una frequenza diversa, arrivano a delle porzioni differenti della coclea, quindi ci sono degli recettori diversi che hanno una posizione spaziale ben precisa, no? Quindi sono organizzati topograficamente, per cui frequenze vicine sono anche attivano cellule recettoriali che hanno una posizione vicina in coclea, e anche in corteccia questa prossimità fisica viene mantenuta. Quindi quello che voi vedete è una rappresentazione della coclea e dell'organizzazione topografica della coclea, e poi la stessa rappresentazione, la stessa topografia, lo stesso ordine mantenuto nella corteccia uditiva primaria. Quindi la cosa che ci siamo chiesti è se esiste una specie di mappa anche del tempo, anche della durata, una durata di uno stimolo visivo, è mappata in uno stesso modo, cioè esiste una selettività per la durata? La cosa che abbiamo fatto è usare questa tecnica, appunto, che è la risonanza magnetica funzionale. Quindi la persona entra in questo tubo e noi registriamo il livello di ossigenazione del sangue, che è un modo indiretto di dirci quanta attività neuronale c'è. Quindi più ossigeno si consuma, maggiore l'attivazione neuronale di quell'area. E la cosa che abbiamo fatto è semplicemente mostrare a queste persone un video simile a quello che vedete sullo schermo, cioè sono questi pallini che, non so se vi accorgete, rimangono sullo schermo per una durata sempre più lunga. E quello che abbiamo osservato è quello che vi mostro qua, in un altro video. Anche questa, cioè, che più aumenta, maggiore la durata, che maggiore la durata, quello che succede è che ci sono dei pezzetti di corteccia premotoria diverse che si attivano per durate differenti. Quindi questo meccanismo della selettività esiste anche, diciamo, questo è solo un esperimento, in realtà l'abbiamo replicato anche in altri esperimenti. Questo sembra un po' una contraddizione rispetto a quello che ho detto prima, no? Cioè, il tempo è molto speciale perché non abbiamo degli organi di senso, però dedicati al tempo. Però il tempo viene rappresentato nel cervello in un modo molto simile a qualsiasi altra proprietà della realtà esterna, come appunto il suono, la frequenza di un suono, no? E questo potrebbe sembrare una contraddizione. In realtà quello che noi stiamo osservando è che queste mappe del tempo non sono veramente simili alle mappe sensoriali, sono un po' speciali anche queste, perché la cosa che abbiamo osservato è che, per esempio, hanno una plasticità molto superiore rispetto alle mappe sensoriali, che sono più o meno lì in qualsiasi persona, sono lì sia che il soggetto presti attenzione oppure no. Qui invece la mappa è molto più plastica, non è una mappa della durata veramente fisica, ma è una mappa
diciamo che varia a seconda del contesto in cui la durata si trova. Quindi insomma stiamo facendo un sacco di altri esperimenti che riguardano questa rappresentazione topografica della durata. Quindi il tempo, in qualche modo il tempo di un evento sensoriale somiglia, cioè usa dei meccanismi simili a quelli diciamo di altre altre informazioni che raggiungono i nostri sensi, però è anche un po' speciale, proprio perché probabilmente questa specialità la deriva dal fatto che non ha un organo dedicato, non ha una via dedicata ed è pervasiva, cioè abbiamo un'esperienza in fondo della durata molto diffusa. Esatto, e quindi io adesso, quindi queste sono tutte le domande di cui, insomma, che ci stiamo ponendo, cioè sono mappe specifiche per la visione, il tempo è mappato in modo assoluto e relativo, sono mappe del tempo fisico, sono mappe del tempo percepito, esistono mappe sottocorticali, le abbiamo trovate in corteccia, ma ci chiediamo se esistono anche in aree che sappiamo essere associate al tempo, come il cervelletto. Sono presenti sin dalla nascita, per esempio, questa è anche un'altra domanda che i neuroscienziati si pongono. E poi, appunto, qual è la relazione con altre mappe che esistono, altre mappe di altra natura, come le mappe del corpo, le mappe dello spazio. Dunque, l'ultima diapo è questa, quindi per fare un sommario di cosa, di dove, ecco, di quali sono i circuiti cerebrali che sono responsabili della nostra esperienza del tempo. Beh, la risposta è molto generale, che si tratta sicuramente di circuiti distribuiti che riguardano sia aree sensoriali che aree motorie. E naturalmente in che modo? Sicuramente con cambiamenti di stato, quello sembra essere l'ipotesi dominante, con l'integrazione di informazioni in entrata e naturalmente con le mappe, con molto altro naturalmente da scoprire. Vi ringrazio dell'attenzione e ringrazio queste faccette qui che vedete, perché è molto importante secondo me sottolineare due cose al pubblico diciamo non esperto, che il lavoro della scienza è un lavoro di team, è un lavoro che viene fatto insieme, tutte queste sono i ragazzi del mio laboratorio, quindi viene reso possibile grazie all'attività di tanti cervelli insieme, ed è reso possibile anche dai finanziamenti, quindi naturalmente che devono essere dati alla ricerca, perché senza naturalmente denaro è un po' difficile sia pagare le persone che avere gli strumenti ovviamente per fare ricerca. Grazie. Siamo fuori, forse. Allora, in realtà la cosa che abbiamo osservato in tanti, adesso sono tanti esperimenti che abbiamo fatto su questo, non sono tutti pubblicati, alcune cose sono sugli archivi, in realtà la cosa che osserviamo spesso è un'attivazione dell'area somatosensoriale, però non ci siamo, allora, qui c'è un problema un po' metodologico di come definire una mappa. Adesso usiamo il vecchio metodo, il metodo della retinotopia, per cui tu guardi una transizione, vedi se c'è una transizione e poi disegni dei bordi. Però la cosa che abbiamo fatto semplice sull'area supplementare motoria è l'area supplementare motoria è semplice perché l'orientamento è semplice, non ci sono molte circonvoluzioni, mentre in aree come già vai sulla corteccia somatosensoriale o vai sulla corteccia parietale, in solco intraparietale, lì le cose diventano molto più complicate in termini di guardare delle progressioni. Quindi in quell'area lì somatosensoriale non l'abbiamo mai visto una regolarità, c'è molta variabilità tra i soggetti nell'orientamento anche delle mappe stesse. Quindi adesso stiamo cercando di utilizzare dei metodi che tengano forse più conto della morfologia, di come veramente, e dei metodi anche che sono più data driven, che
per cui ci guida un po' il dato a guardare la progressione, perché c'è molta soggettività naturalmente nel disegnare i bordi, nel guardare la mappa, no? E siccome queste non sono mappe sensoriali, cioè mappe che sappiamo essere lì perché lo sappiamo dalla fisiologia, la selettività e la durata è una cosa che è stata dimostrata anche nell'animale, cioè esistono delle cellule anche nel gatto, nella corteccia. C'è un lavoro vecchio di Urban sulla V1 e V2 in cui lui mostra che all'offset, cioè alla fine, cioè quando lui flashava delle barre luminose, registrava dal gatto, dalla corteccia primaria e secondaria della V1 e V2 del gatto, e ha osservato che c'erano delle cellule che alla fine dello stimolo preferivano delle durate differenti. Questo è stato mostrato in cortecce primarie, nel gatto, nel pipistrello per esempio, nell'uditiva primaria, ma anche nella scimmia e nella supplementare motoria. Però naturalmente la fisiologia non ha mostrato mai una topografia, ovviamente, no? Quindi per, diciamo, somatosensoriale non abbiamo mai guardato. C'è una grande variabilità tra i soggetti, abbiamo anche cercato di capire se fosse legata al comportamento e abbiamo fatto delle correlazioni che in alcuni esperimenti funziona, cioè abbiamo ipotizzato magari le persone che hanno una mappa più bella, che hanno una progressione più bella, sono anche quelli più bravi a discriminare la durata, quelli in cui magari c'è più accuratezza, minore variabilità. Ed in effetti è stato, in un esperimento ha funzionato, però sono correlazioni, quindi, cioè, poi ha funzionato per un esperimento, per un altro abbiamo riprovato a fare la correlazione, non c'era, però sicuro stiamo insomma cercando di andare ancora più in fondo, però è interessante, almeno per me, come tutti gli scienziati che sono... Esatto. Perché i cicli sono ogni tot e quindi mi chiedevo, c'è una diversa rappresentazione del tempo proprio in termini di accuratezza e di precisione anche a seconda della modalità sensoriale? Sì, per esempio il sistema uditivo è molto più bravo, cioè se tu misuri una soglia di discriminazione, cioè se tu presenti due suoni, la dico semplice, due suoni bastano 10 millisecondi, 20 millisecondi di differenza tra due suoni perché la persona riesca a discriminarli, a dire che sono diversi, mentre nel sistema visivo hai bisogno di, cioè ci deve essere una differenza di almeno il 20-30%, mentre basta un 10% di differenza nel sistema uditivo. Quindi queste differenze esistono, sono chiare, il sistema uditivo è molto più bravo. Esistono degli esperimenti che mostrano, per esempio, la cosa che non sappiamo è se sia una cosa strategica o una cosa strutturale. Ci sono due dati molto carini. Uno è quello che ti dice che questo è un esperimento che ho fatto insieme a una collaborazione che ho con un mio collega giapponese, che abbiamo se tu stimoli con la stimolazione magnetica la corteccia uditiva, comprometti la capacità di giudicare la durata sia di uno stimolo uditivo, di un suono, che di uno stimolo visivo. Mentre se stimoli solo la corteccia visiva hai solo un'interferenza sulla durata visiva ma non su quella uditiva, come se forse la corteccia uditiva ha un ruolo forse un po' privilegiato. Alcuni pensano che strategicamente tu usi una cosa sotto subvocal, adesso non so, come se tu facessi una cantilena interna, come quindi se cercassi di riprodurre un suono internamente per dire il tempo. A me succede, cioè se faccio io l'esperimento noto che pur non volendo ho questa tendenza quasi a voler cantare, no?
proprio perché probabilmente una cosa interessante sarebbe studiare i sordi, no? Questo potrebbe essere vedere per esempio qualcuno che è sordo dalla nascita o sordo una sordità acquisita, se ci sono differenze. Quindi non si sa se è strategicamente che tu usi questa, oppure se effettivamente c'è un ruolo privilegiato anche della corteccia uditiva nell'entrare in questo circuito. Poi il sistema uditivo, non so, la localizzazione dei suoni avviene attraverso una discriminazione, cioè nel nucleo, nei collicoli, sì, esatto, esistono dei neuroni che, esatto, riescono a cioè che rispondono per delle differenze di microsecondi, no? Quindi ed è questa diciamo capacità di rispondere a queste differenze temporali, no? Che ci rende possibile la discriminazione, cioè è uno dei meccanismi per cui questo viene da qui, perché c'è questa differenza di microsecondi del tempo di arrivo del suono a un orecchio piuttosto che a un altro, no? Quindi insomma il sistema uditivo è sicuramente equipaggiato per attraverso la luce. Perché la vista era impedita magari all'interno della foresta, arrivava fino al suono, e non la vista del pericolo. E probabilmente nel tempo chi aveva la capacità di percepire più rapidamente attraverso il suono e discriminare è stata favorita nell'evoluzione rispetto alla vista che era sufficiente quella che c'era, piuttosto che sviluppare. Ah, sì, certo. Sì, sì, sì. Infatti è molto interessante anche il parallelo con la fisica, ma in realtà anche le neuroscienze sono andate molto nella stessa, in fondo, direzione della fisica. Questa è una cosa che mi viene sempre chiesto, il tempo in fisica, il tempo che è legato in fondo, cioè è legato all'entropia, no? La seconda, il tempo, la freccia del tempo legata alla seconda legge della termodinamica, no? E di fatto per l'esperienza noi percepiamo il tempo in maniera asimmetrica e non simmetrica, perché abbiamo un'esperienza appunto di una realtà macroscopica, no? Cioè la sopravvivenza dell'individuo è resa possibile dal fatto che l'individuo si è adattato ad un ambiente in cui che è governato dalle leggi della fisica, ma non ad una scala né quantica né cosmologica. Quindi ovvio la realtà di cui noi facciamo esperienza è questo sistema macroscopico, quindi in cui c'è un certo livello di entropia, le cose non si muovono alla velocità della luce, quindi insomma c'è una spiegazione al fatto, al perché, ecco, credo sia questa, del perché il nostro cervello percepisca il tempo in maniera simmetrica, perché va in maniera asimmetrica, cioè per cui ci muoviamo sempre dal passato al futuro. C'è una differenza per durata di tempo particolarmente lunga, cioè se tu chiedi a qualcuno quanto sei bravo a capire se sono passate 2 ore, 1 ora e mezza, o 6 ore, o una stanza buia, un giorno, allora entrano altri ritmi.
Sì, esatto. Allora, naturalmente il tempo di cui ho parlato oggi è i circuiti, diciamo, tutti i meccanismi, tutto insomma il discorso che ho fatto oggi riguarda una scala che va dalle centinaia di millisecondi fino a un paio di secondi, 2-3 secondi. Poi, quando cominciamo a parlare di capacità di come dicevi tu, del tempo di ricordare, non so, quanto tempo è passato dall'ultima volta che sono andato in vacanza, no? O quanto è passata un'ora, 2 ore, quella è una scala un po' diversa in cui invece i circuiti forse della memoria e anche questa capacità di mettersi in una linea mentale, quindi è più, un po' più metacognitivo come problema, no? Cioè questa capacità che hai di proiettarti nel passato, di vedere te stesso nel passato ma anche nel futuro. Per esempio, ci sono degli studi interessanti che fanno vedere che lesioni dell'ippocampo compromettono questa capacità di mettersi in questa linea temporale del tempo, no? Quindi che è questo, appunto, immaginare il futuro o pensare al passato, e quella è una scala un po', è una cosa molto diversa in cui c'entra molta memoria, molta metacognizione, ecco. Altra cosa è il mettere le cose in sequenza, no? Tutte le cellule temporali, per esempio, che sono trovate nell'ippocampo, che sono vicine alle place cells, quindi queste cellule, ci sono l'area del cervello dove, diciamo, che è considerata un po' la sede della memoria, no? In quest'area qui sono state trovate delle cellule, quell'area dove ci sono quei neuroni che scaricano se il topino si trova in una posizione spaziale o piuttosto che un'altra, no? Dove ci si trova il nostro famoso GPS, c'è stato un premio, sono stati 2 premi Nobel un paio di anni fa. Ecco, in quelle stesse aree sono state trovate invece dei neuroni che scaricano quando il topo, l'animale, diciamo, si muove in questo, anche in una senza muoversi nello spazio ma solo nel tempo, cioè in una ruota, quindi non c'è spostamento spaziale ma è solo quanto tempo stai su questa rotellina. E lì, per esempio, sono stati trovati dei neuroni sia in entorinale che proprio nell'ippocampo che scaricano per segmenti di tempo diverso, cioè i primi secondi, e lì invece quello si pensa sia più forse un circuito più importante per mettere le cose in sequenza, no? Per mettere in ordine gli eventi. Tolgo queste cose, fai tu. Paola Ciseri è professoressa associata della nostra università e per non sbagliare lo leggo perché è complicato, controllo e apprendimento motorio dell'università nostra, e ci racconterà qualcosina su cosa succederà adesso, che sarà un po' diverso da quello che è successo. Esatto, adesso cambiamo registro. Abbiamo speso tante parole sul movimento. Adesso lasciamo il corpo parlare con il suo linguaggio e ci parlerà del linguaggio del corpo, ce lo farà vedere, ce lo farà sperimentare, insomma, in qualche modo, Marcella Galbusera. Marcella è una ballerina, coreografa, amica di lunga data, si forma presso la London School of Contemporary Dance di Londra. Poi si trasferisce a New York e a New York ottiene un Master in Fine Arts presso la Dance Department of New York University. Collabora poi come coreografa e danzatrice indipendente con vari artisti, compositori della scena contemporanea italiana, e poi nel 2008 arriva in Italia, torna a casa a Verona e fonda l'associazione culturale Arte 3. E attraverso Arte 3 Marcella promuove discipline che hanno da sempre caratterizzato il percorso artistico, quale la danza, la musica e il teatro. Quindi tutte e tre queste componenti fanno parte dell'espressione artistica di Marcella. Nel 2020 Marcella
come insegnante certificata di Dansuel, porta Dansuel a Verona. E che cos'è Dansuel? Bene, oggi proprio di questo Marcella ci parlerà e ci racconterà appunto di che cos'è questa disciplina, questi corsi, questa arte, questo movimento. Fondamentalmente, due parole per introdurle, è una disciplina che dichiara fondamentalmente di essere inclusiva e aggregativa. Che cosa significa questo? Significa che nei corsi, nelle classi di Dansuel, ballano persone che hanno patologie neuromotorie o patologie in genere, di qualsiasi genere, e persone che non hanno nessun tipo di patologia. Questo è un contesto geniale, se ci pensate, perché si va oltre la ghettizzazione. E dal punto di vista sociale e inclusivo e di rapporto è estremamente forte, potente. Però dal punto di vista delle neuroscienze, del movimento, questo ha una caratteristica estremamente importante. Perché? Perché i soggetti ballerini che si trovano in queste classi, o i principianti ballerini che si trovano a ballare in queste classi, vedono modelli di movimento molto diversi. E questo vale sia per le persone che portano patologie, che hanno sinergie, movimenti, posture, controlli del movimento molto diversi, ma vale anche per le persone normodotate, che vedono sinergie, movimenti, controlli di movimenti, e questo è molto interessante. Le neuroscienze ci stanno spiegando in modo sempre più dettagliato quanto osservare un movimento non è semplicemente un'osservazione di per sé. Osservare un movimento implica incorporare un movimento. Come lo facciamo è ancora molto aperta la discussione, però stiamo già trovando dei correlati neurali su questa capacità di relazionare l'osservazione del movimento con la sua esecuzione. Ma non è solo questo. Le persone che partecipano ai corsi di Dansuel, gli viene chiesto di ballare, e la danza è creatività. Creatività vuol dire che gli viene richiesto di inventare, di produrre movimenti che possono essere assolutamente sconosciuti alle stesse persone che lo stanno praticando. Movimenti completamente nuovi, movimenti creativi. E questo da un punto di vista del controllo motorio è, come diceva prima Angelo, ne parlava appunto, è fondamentale. È fondamentale perché una delle meraviglie della macchina umana è proprio questa, è quella di avere la possibilità di eseguire i movimenti più diversi che la macchina umana può produrre. E quanto diversi possono essere i movimenti? Beh, una delle caratteristiche del corpo umano, direbbe uno, un biomeccanico, qualcuno che si occupa di controllo motorio, è che ha un numero di gradi di libertà che è superiore a quelli che sono necessari per eseguire un compito. E questa è una grande opportunità che noi abbiamo. Vi faccio un esempio banale. Immaginiamo un movimento molto semplice: puntare con il dito su un punto nello spazio. Per fare questo movimento, in realtà, io ho la possibilità di raggiungere questo obiettivo con tantissime posture molto diverse tra di loro. Il numero di gradi di libertà che io esprimo con i diversi movimenti che io faccio con il mio braccio è estremamente più elevato dei gradi di libertà che sono rappresentati da quel punto nello spazio. Questa è una grande opportunità. È la possibilità quindi di inventarsi dei movimenti, di creare delle sinergie motorie nuove ed estremamente inaspettate. Ma un'altra cosa interessante di Dansuel è che queste classi vengono eseguite in posti dove arte e bello sono rappresentati. Quindi non palestre, ma musei, teatri, luoghi dove, di nuovo, l'arte e la bellezza è presente. Quanto è importante questo aspetto? È estremamente importante. Anche qui le neuroscienze ci danno una mano a comprendere l'importanza di questa parte. E una delle nuove linee scientifiche delle neuroscienze cognitive è proprio la neuroestetica.
attraverso questi studi gli scienziati certamente non sono interessati a trovare il centro del cervello dove il senso dell'arte e dell'estetica viene elaborata, perché non è così, ma bensì cercano di trovare, come ci ha fatto vedere la nostra relatrice prima, quali sono le aree che vengono coinvolte quando le persone vengono messe di fronte a un'opera d'arte, o quando le persone gli viene chiesto di esprimere qualcosa che ha a che vedere con il bello e con l'arte, e ancora di più quali sono le connessioni, le interconnessioni che si instaurano fra queste aree coinvolte nell'esperienza estetica, artistica. Quindi il cerchio si chiude, la bellezza, la memoria, l'attenzione, la percezione, il senso del bello, le emozioni, il movimento, tutto questo diventa probabilmente, dentro questa scatola che è Dansuelle, diventa un'opportunità per crescere dal punto di vista percettivo-motorio, emotivo-motorio, ma probabilmente anche da un punto di vista terapeutico. E questa è la grande scommessa che Marcella poi ha messo, no? Ha fatto su se stessa, ha messo sul tappeto, e adesso ci farà vedere. Prego. Allora, buongiorno a tutti e grazie infinite per questa commistione di scienza, arte e emozioni, perché alla fine parliamo soprattutto di emozioni, di empatia con le persone. Sì, siccome sono state dette tantissime cose, adesso guardiamo cos'è Dansuelle un momento, se forse è. Allora, eccola qua. Ok. Ok. Si vede che era in loop e va avanti. Allora, vi ho mostrato questo video per cercare di capire cos'è Dansuelle. Allora, Dansuelle è un contesto nel quale ci si muove e dove non c'è giusto o sbagliato. Non esiste una tecnica. Io per il resto so che qua non vedo dove, ma c'è l'insegnante che mi ha aiutato a portare Dansuelle
a Verona, che è Aurora Sbailò, che è qua con me e che con me porta avanti il progetto di Dancehall a Verona. E ci sono anche alcuni dancers che ho visto. Ma Dancehall si basa sulle tecniche di danza. Si sentono abbruttiti dalla malattia, e si sentono isolati, e fanno molta fatica a socializzare. E ci sono state delle testimonianze negli anni molto belle in cui un parkinsoniano che partecipa assiduamente alle lezioni di Dancehall in qualche modo ritorna padrone del proprio corpo. Si sente più bello, si sente bello come era una volta, o forse bello diversamente, però un concetto di bellezza, di normalità che era scomparso viene riacquisito. Questa è una cosa molto importante. E Dancehall, oltre a includere questo concetto di creatività, include anche un concetto di aggregazione, ma aggregazione, attenzione, non inclusione, anche inclusione, ma aggregazione, nel senso che l'individuo si mette in gioco con la propria individualità nel creare, ma in funzione di un gruppo. E queste sono le basi del teatro, dove il mio io conta e il mio io, in modo negativo o positivo, si riflette su un gruppo. Se la mia energia riesce a trasmettersi ad un gruppo, il gruppo la beneficia. Se la mia energia non viene assolutamente trasmessa al gruppo, in qualche modo il gruppo subisce il mio non esserci. E Dancehall, in qualche modo, è una forma aggregativa molto importante in cui la propria individualità è messa a servizio del gruppo. Vi faccio un esempio banalissimo. Questo dopo, se qualcuno di voi vuole vederlo, lo può vedere. E questo sono dei resoconti che ci danno i nostri dancers, i quali dopo un anno, apro una piccola parentesi, 5 incontri e poi è subentrata la pandemia. Quindi abbiamo duramente lottato, ma siamo sopravvissuti anche online. E molte persone, anche anziane, grazie a familiari, con il computer, pur di poter seguire online i corsi, hanno cominciato anche a usare il computer. Quindi per noi questa è stata una grande soddisfazione. Comunque, Dancehall vuol dire anche collaborare, nel senso che questo prodotto di disegni che dimostra tutta l'attività che abbiamo fatto, ci sono testi, ci sono poesie, ci sono più persone
che si sono messi insieme, ovviamente no, non è stato chiesto di produrre nulla di tutto ciò, ma più persone che si sono messe insieme e che hanno, hanno deciso chi si occupava dei disegni, chi si occupava della prosa, chi andava a stampare i fogli. Cioè è una specie di microimpresa che ha creato dei legami tra le persone, quindi Denswell è aggregazione anche perché crea legami con le persone, si sono creati legami nuovi, quindi per uscire dall'isolamento questa è un'attività molto importante, come altre attività artistiche, cioè l'arte comunque aiuta, ma il movimento corporeo talvolta anche in persone che sembrano completamente bloccate, fatto in un contesto che esula dalla normale realtà, può essere veramente liberatorio. Faccio un esempio. Nessuno fa in una pratica di Denswell qualcosa che poi farebbe in strada, perché si sente inadeguato. Però in un contesto, sotto una certa guida, sotto determinati stimoli di immagini e con la propria creatività, ognuno di noi può mostrare lati o parti di noi stessi che diversamente nella quotidianità non mostreremo affatto. Un'ultima cosa, per non, oltre al concetto di inclusione, che è importante, perché qui non si ghettizzano solo parkinsoniani, attenzione, abbiamo veramente di tutto, oltretutto Denswell piace molto, quindi ci sono sempre più persone che non hanno patologie che vogliono seguire Denswell, ci sono persone cancer survivor, ci sono persone che hanno anche capacità, incapacità o difficoltà cognitive, però queste persone hanno la capacità di imitare come i bambini. Non importa che capiscano, ma imitano. Ai bambini, quando si insegna danza, non si spiega molto, si fa e loro guardano e ti imitano. E così è anche con alcune persone con le quali ci sono delle difficoltà cognitive. Quindi è molto aggregativo, spesso le persone si aiutano fra di loro, questa è un'altra cosa importante. E vi voglio far vedere questo secondo video e poi guardo anche l'orologio perché non voglio allungare troppo, in cui vi spieghiamo come vengono coinvolte le persone in un processo di Denswell. Prima abbiamo visto un video in cui semplicemente non c'era la voce di una guida, di un teacher, e ora vi facciamo vedere dove avviene Denswell. Denswell avviene, come diceva Paola, solo nei luoghi del bello, quindi solo in luoghi di cultura e di arte, perché questi luoghi di cultura e di arte stimolano la creatività. E c'è come un passaggio di creatività. Fare Denswell in un museo, di fronte a una statua, a un quadro, a un soffitto incredibile, noi abbiamo casa nel Museo degli Affreschi di Verona e nella Chiesa di San Francesco, che non è male come luogo. In qualche modo noi diventiamo, cioè prendiamo qualcosa da questi quadri, creiamo altro, questi quadri diventano le persone che si muovono nel museo. L'ambiente è molto importante, è molto importante. E vi facciamo ora vedere come cosa può essere offerto come guida in una classe. Questo è un video fatto durante la pandemia al Museo di Castelvecchio, esattamente dietro un quadro, con un accompagnamento musicale, e vedrete che prima viene in qualche modo spiegata l'opera per portare le persone dentro l'opera, e poi quest'opera diventa corpo, quest'opera diventa gesto, diventa movimento. Movimento che ognuno può fare come vuole. Spesso le lezioni di Denswell per molte persone sono fatte da seduta, una persona sta seduta e fa tutto da seduto. Ci sono sempre almeno due insegnanti, perché ovviamente bisogna gestire le criticità, ma ognuno può fare tutto anche solo e sempre da seduto, non c'è bisogno di stare in piedi. E in sintonia con quanto abbiamo visto fare da Angela, in questa fluidità di movimenti, vi vorrei far notare la morbidezza che ci sta alle spalle. Questa morbidezza di questo
quadro composto sorprendente è data proprio dalla lucentezza cromatica. Una lucentezza cromatica che addolcisce e che ammorbidisce questo paesaggio comunque di sofferenza. Stiamo parlando di una passione. Ed è proprio grazie a questa lucentezza cromatica che notiamo per prima cosa i tessuti. I tessuti che sono in questo caso ricchissimi, che sono in questo caso sinuosi, che creano un intreccio di movimenti sorprendente. Ed è sulle note di questo intreccio di movimenti, sulle note della piacevolezza nell'osservare questi tessuti, che vi invito ad unirvi a un momento di movimento e a un momento di intimità con l'opera stessa. Sentiamoci tessuti, sentiamoci avvolti dai tessuti. Come vedete, io in questo caso sono seduta, sono comodamente seduta, ovviamente in questo bellissimo ambiente, e vi invito a farlo anche da seduti. Vi guiderò in questo piccolo viaggio con la parola. Voi potete seguire la mia parola come meglio ritenete, potete fare ciò che preferite con il tempo che preferite, potete anche rimanere in piedi in questo caso. Ora con la mia voce faremo un breve percorso che poi sarà ripetuto dalla musica di Stefano Bellini. Pensiamo ora alla piacevolezza dei colori che abbiamo alle spalle. Scegliamo un colore, scegliamo un drappo e sappiamo che questi drappi sono enormi, possono essere dei tessuti bellissimi di velluto o di un taffà veramente luminosissimo. Li apriamo lateralmente come se fossero un grande fondale alle nostre spalle e poi proviamo ad avvolgerci e ci avvolgiamo e proviamo a riaprirli e a rimirarli, ad aprirli e a rimirarli ancora, vai, come fosse un enorme mantello, e ci si avvolge. Ora prova a infilarmi in ogni piega di questo tessuto e mi ci appoggio e voglio esplorare tutte le pieghe che questi tessuti fanno. Sono tantissime le pieghe e hanno movimenti e intrecci diversissimi. Pensiamo di infilarci come se dovessimo ogni volta cercare una piega diversa. Persino nella panca trovo delle pieghe, magari nella vostra sedia trovate delle pieghe. Ecco. E ora voglio sentire come guancia questo tessuto morbido, mi ci appoggio. E ora mi ci avvolgo. Ora proviamo a fare più o meno la stessa cosa con la musica del maestro Bellini.
ovviamente eravamo da soli e abbandonati con uno schermo. Solitamente noi andiamo e facciamo, e mentre parliamo la gente fa. E a brevissimo vorremmo anche fare un piccolo invito, ma prima di questo invito forse chi deve parlare sono proprio i testimoni, e vi mostriamo una testimonianza di Eva. Forse dopo che l'abbiamo vista vi racconto anche un piccolo aneddoto, cioè cosa un dancers che lo fa dal 2013, noi veronesi siamo giovani con poca esperienza, perché abbiamo iniziato appunto nel 2020, nonostante questo c'è una rete adesso in tutta Italia che si sta sempre più espandendo: Torino, Roma, Milano, Verona, Vicenza, e quindi insomma stiamo diventando più grandi. Vi faccio vedere questa testimonianza. Gaia che mi ha chiesto a 4 anni, mamma, perché tremi? Effettivamente non sapevo lì per lì cosa rispondere, e quindi l'unica cosa che mi è venuta in mente, ho detto: sono uscita in giardino, ho raccolto una farfalla e non l'ho più lasciata andare via. Qui non sei un disabile, qui sei una persona normalissima. La parola danza non era più fisioterapia, non era più ginnastica apposita per il Parkinson, mi fa sentire bella. Mi ha ridonato il senso di armonia. Eva era presente e ha raccontato un aneddoto. Io, scusate, sarò molto poco scientifica e ovviamente parlo di arte e di emozioni, quindi questo aneddoto è particolare. Eva lo racconterebbe molto meglio di me, ma non c'è. Aveva fatto una lezione di dancewell, era in blocco. Come vedete, Eva, ogni parkinsoniano è un parkinsoniano a sé, ma Eva solitamente trema moltissimo. Era in una situazione di freezing totale. Aveva terminato la lezione del suo e doveva andare alla macchina e non sapeva come arrivare alla macchina, cioè è stata più di 20 minuti bloccata, e a un certo punto, attraverso le strategie, la lezione che avevano fatto era basata percepire i movimenti del proprio corpo come se fossero animaleschi, un po' da ghepardo, da pantera, questi movimenti lenti, un po' ampi. E alla fine lei è arrivata alla macchina, e quando lo racconta lei, potendo solo retrocedere,
cedere, non avanzare, non riusciva più a mettere un piede davanti all'altro, non riusciva solo a metterli indietro l'uno dall'altro, appiccicandosi alle vetrine. Quindi l'hanno tutta presa per pazza, ovviamente, potete immaginare, lui con le mani va lungo le vetrine e retrocede. E questa, utilizzando una piccola strategia di Denswell, ha avuto modo, è stata aiutata per raggiungere la macchina. Questo ovviamente, Denswell non è una magia, non è nulla, però può sviluppare delle piccole strategie per cui un arto che è bloccato, attraverso un'immagine nella mente, si riesce a fare qualcosa. Ad esempio, uno non riesce a alzare un piede, però se io aiuto la persona a dire che si trova un'immensa montagna davanti, deve alzare assolutamente questa gamba tantissimo e poi riuscirà a appoggiarla, forse questa immagine lo aiuta a fare questo passo. E queste sono le strategie che vengono applicate per Denswell. Denswell nel 2019, e qui chiudo, poi siccome è da 3 ore che siamo seduti, proviamo dopo a fare una cosa semplicissima. Altro che mal di schiena, giusto? Denswell nel 2019 è stato definito dall'OMS come una delle pratiche artistiche che possono portare beneficio alla vita delle persone. E Denswell dal 2022 con Bassano capofila è un progetto europeo, è diventato un progetto europeo che include altri 5 paesi, tra cui la Repubblica Ceca, la Lituania, la Germania e la Francia, l'Italia con Bassano e anche l'Università di Venezia, che sviluppa il tema delle soft skills. Dico semplicemente che le soft skills sono, non le hard skills, che fanno parte di ciò che noi abbiamo studiato, di ciò che noi siamo attraverso la nostra cultura. Le soft skills sono tutte quelle, le capacità cognitive, emotive e relazionali che aiutano, se ben sviluppate, aiutano la persona a vivere meglio la propria quotidianità e la propria professionalità. La danza contemporanea è stata definita come una delle attività che più aiutano a sviluppare queste soft skills. Quindi ecco, sapere che è anche un progetto europeo sul quale, insomma, ci stanno lavorando, stanno facendo vari studi, questa è una buona cosa. Allora, io vi chiedo, per chi vuole, per chi, ma spero che tutti vogliate, e facciamo semplicemente una piccolissima cosa di ciò che facciamo la legge, magari di spostare un pochino le sedie, vi aprite un pochino, siete tutti appiccicati con le sedie, ma fate un pochino scarico, proprio appena appena, perché se vuoi tagliare il gomito in bocca al compagno, ma anche più uniti, queste divisioni non ci sono più. E io chiedo anche a Aurora di venire ben qua davanti. Abbiamo dei dancers, abbiamo Regina, fatti vedere, abbiamo qua dei nostri dancers, abbiamo Maria Giuseppe. Allora, cerchiamo, abbiamo parlato di tempo, tantissimo, abbiamo parlato di tempo, è un tempo che siamo fermi, e quindi ci sembra lungo, lungo, lunghissimo questo tempo in cui siamo fermi e sederti, ok? E proviamo solo, e nessuno di noi, perché con l'educazione si è portato indietro a guardare il cielo, giusto? Perché non si fa. Allora qui facciamo tutto quello che solitamente non facciamo. Cominciamo a avere, si è parlato di cervello, di sensi. Adesso noi sviluppiamo, domenica ne ha parlato tanto, anche quello della vista, sviluppiamo un momento il senso della vista. Proviamo a guardarci, a girarci in modo strano, molto strano, ma pensiamo di guardare come se fossimo dei corpi, magari un pochino contorti. Un pochino distorti, non sono normali con una schiena dritta, sono tutto un po' bobo, brutto, grottesco, ma guardo da sotto l'ascella, non importa se puzza, faccio delle cose molto strane. Attenzione, i nostri occhi non sono solo qua, facciamo finta come se avessi un piroscafo, ho un occhio qua lungo il polso, vai, un occhio qua lungo il polso.
altro su volo, e tutti vogliono guardare. Voglio guardare i ginocchi del mio vicino, voglio guardargli che colore è il calzino del mio compagno. Allora, le ascelle sono occhi, wow, il bacino sono occhi che guardano. Sì, tutti questi occhi creano un momento molto fluente, morbido, molto fluente, morbido. Ok, cerchiamo di congelarlo come se avessimo un morbidissimo freezer. Lo congeliamo? Ok, congelando questo movimento, riuscite a sentire? Non lo so, provate a sentire come se doveste toccare qualcosa. Passiamo a questa sensazione come tattile. Facciamo che qua, siccome è tutto un po' scomodo, in questo tattile troviamo della carta vetrata. Della carta vetrata che ci... un pochino che ci avvolge. O magari siamo degli orsi che portiamo la schiena sulla carta vetrata. Ora, attenzione, fate dei movimenti molto più veloci di quelli che facevamo prima. Pensiamo che abbiamo della carta vetrata e ci crea disagio. Perché no? Disagio, vai! Vai, 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 carta vetrata! Tutti un po' carta vetrata! Di più, carta vetrata! Carta vetrata, di più! Vai! Vai, tutti veloci! Stop! L'abbiamo talmente lisciata la carta vetrata, talmente lisciata, che adesso quasi diventa velluto. Proviamo a ricordarci. Pensiamo di morbidamente posare sul velluto, oppure scegliete voi il tessuto che più vi piace, oppure pensate che sono le onde del mare, un qualcosa che vi culla, è una situazione di fluido morbidissimo, fluido morbidissimo, wow, fluido, un po' più veloce questo fluido, qui cambiamo i tempi, giochiamo sul cambiamento dei tempi, comincia a essere un ruscello, un torrente, un ruscello, vai, brrr, che bella acqua, vai, un torrente veloce, comincia a essere, arriva addirittura il temporale, tra un po', e quindi il ruscello si gonfia, il ruscello di un montagno, vai, veloce, e pian pianino però per un po' di sole, pensiamo che questo ruscello diventa un rivolo, piccolo rivolo, tanti piccoli rivoli, tantissimi piccoli rivoli, tantissime aree del nostro cervello, come gli scienziati ci hanno mostrato, come questa bellissima immagine che voi vedete, tante aree, noi siamo, ognuno di noi è un'area del nostro cervello. Questo è un cervellone gigantesco. Noi rappresentiamo un'area e cerchiamo. Qualcuno vuole può mettersi in piedi, io ripeto il mio dito, ma siamo stretti. Provate, si è parlato di una parola, connessioni, collegamenti. Guardate tutte queste righe rosse che si intrecciano. Provate a creare dei collegamenti con chi vi sta vicino. Come volete, i collegamenti possono essere visivi, possono essere motori, dei collegamenti che possono riferirsi a qualsiasi cosa, in qualche modo se io devo funzionare devo collegarmi a questo tipo che non si chiama, mi chiama Alessandro, mi devo collegare ad Alessandro perché la mia voce esca, mi collego ad Alessandro. Ok, ora proviamo per concludere. Possiamo semplicemente collegarci in un respiro anti-Covid. In un respiro anti-Covid unico, cerchiamo di sentirci veramente. Siamo tantissime persone diverse dentro questa sala. Ma siamo una cosa unica come un unico cervello che include tante aree. E proviamo veramente con un gesto semplicissimo che possiamo fare tutti assieme. Proviamo a portare avanti il nostro respiro. Vai, portatelo su, avanti davanti a me, su, ora portiamolo su in alto come se volessimo sorreggere il cielo, è grande questo respiro, è grandissimo, ora lo poso morbidamente questo respiro, lo poso morbidamente sopra la mia testa, ci sto, è un respiro sospeso, e poi
niente, provo a posarlo sulle spalle di chi ho vicino. Gli regalo il mio respiro. Vai, un'altra volta, questo è bravissimo. Vai, avanti, su, respiro. Alto, tieni il cielo, alto, tieni il cielo. Lascio posare sulla mia testa. Lo poso sul mio vicino. E semplicemente rilascio il collo. Mamma, quanto ci vede questo cervello. Rilasso il collo, rilasso tutto. Facciamo come se la nostra testa dovesse staccarsi. Proviamo veramente a chiudere gli occhi. Provate un secondo. Siamo stati seduti tanto, tanto a lungo. Lasciamoci andare. E poi pian piano, quando volete la vostra testa, ognuno tira sulla sua testa, ci possiamo riguardare. Senti, cosa strano, se volete, non importa. Ma ci possiamo guardare come prima non potevamo fare. Ok, grazie. Andare di là a vedere le foto e a... Vai. Andiamo là. Di fuori. Le foto sono dall'altra parte dove c'è il rinfresco. Sonia, questi sono le foto? No, devi fare trovare il canale, vai al canale del... Ho letto molti anni fa. Buonasera a tutti. Lascio in sottofondo l'intervista a Ferdinando Scianna, primo fotografo italiano della Magnum, di cui troverete facilmente il link su YouTube e di cui troverete anche un'opera nell'altra sala, insieme, e questo è l'aspetto importante, a tutte le opere che sono pervenute al nostro primo concorso fotografico Neuroscience Art 2022. Fortemente voluto da tutti noi dell'Associazione Moruzzi, proprio per mettere insieme tutto quello che hanno detto i nostri relatori fino a un attimo fa, dalla bellezza al tempo, al corpo e al movimento. Quindi questi erano proprio i temi del concorso fotografico di quest'anno, per i quali voglio ringraziare ulteriormente, cosa che aveva già fatto Sony in precedenza, tutti i membri della giuria, alcuni dei quali avevo visto prima in sala e alcuni dei quali probabilmente ci raggiungeranno in questi momenti o nel successivo. E poiché siamo già andati abbastanza lunghi, vorrei semplicemente arrivare alla premiazione dei primi tre classificati in base appunto all'esito della nostra giuria, e se sono presenti chiamerei per il terzo posto Marco Righetti. Ecco Marco. A Marco Righetti va anche il premio della giuria dei nostri, questa è una sorpresa, non te l'aspettavi, dei nostri appunto invitati di oggi, e ecco qui anche l'attestato di partecipazione di premio della giuria. I premi arriveranno a breve perché abbiamo avuto un piccolo problema di consegne e quindi a breve avrai i tuoi premi, d'accordo? Vi ricordo che tutte le foto sono nell'altra stanza, così come il buffet, che cominceremo a brevissimo. Secondo classificato, Adriana Sauncelli. Eccola qui. Complimenti. E infine, prima classificata, Sena Biberci. Complimenti.
un ultimo appunto: a chi potessero piacere le foto e volesse farlo, si possono acquistare con un'offerta libera al minimo 20 euro, che ovviamente sono da considerarsi delle donazioni per l'associazione. E con questa voglio concludere ringraziando ancora tutti voi, ringraziando in particolar modo Sonia per l'enorme lavoro fatto in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, e proprio per questo motivo vogliamo farti questo regalo. Scegli tu. Ho organizzato tutto, la vostra, l'evento, le telefonate, le mail, le stampe, qualunque cosa. Esatto, cioè, da parte nostra, che siamo il comitato, diciamo, organizzatore, ma in realtà lei è stata il catalizzatore senza il quale non sarebbe successo assolutamente nulla. Quindi, esatto, abbiamo voluto darle un segno, insomma, di riconoscenza proprio. Grazie Sonia. Grazie. Grazie a tutti. E di là c'è un buffet. E le foto. E le foto dei contest. Aspetta allora. Di chi è questa? Ah, della...